Ogni lunedì sera la connessione è stabilita. Intanto, grazie per essere di nuovo qui sul mio canale Twitch. Come ogni lunedì alle 21 in diretta, Listening Room, anche oggi abbiamo un ospite. E io sono particolarmente contento ma anche emozionato di averlo qui, poi vi spiegherò il perché. Intanto voglio ricordare a tutti voi che se vi siete iscritti al canale Twitch potete interagire in chat e quindi fare le domande, i commenti, quello che volete voi, sia all'ospite, alla traduzione, quello che volete, insomma è liberamente a vostra disposizione. In più volevo ricordare che in diretta su Twitch, come ogni lunedì c'è la puntata intera quindi anche con la musica scelta dall'ospite mentre tra un paio di giorni quindi se state seguendo adesso su youtube sappiate che la puntata è condensata al netto della musica che non si può mettere ovviamente quindi vedrete soltanto quello che ci siamo detti con l'ospite di oggi perché sono particolarmente eh, contento e anche emozionato di averlo perché lui in qualche modo lui non lo sa ovviamente però in qualche modo è stato un mio accompagnatore, un accompagnatore al mestiere che poi è diventato il mio da, da molti anni, insomma da, da 40 anni. E vabbè, ve lo presento subito perché sono molto, molto contento e anche impaziente. Faber Cucchetti, eccolo qua, ciao Faber, grazie per, grazie per aver accettato l'invito. Tutto grazie. bene? Ah, tutto benissimo. Ma tu dove Guarda, sei adesso? Io in questo momento sono in Liguria dopo aver vissuto 56 anni a Roma mi sono trasferito in Liguria e quindi adesso e come mai sono questa qui. scelta estrema? e perché come ho già detto più di una volta dopo aver lavorato in radio per tante radio insomma queste cose qui ultimamente c'erano una serie di cantastorie sai quelli lì che dicono fanno e eh, eh, sì, poi port... certo. eh, non so se li riconosci quelli lì e allora ho detto sai che c'è chi se ne frega me ne vado quello che dovevo fare l'ho fatto sono contento così se, se mai dovesse essere qui sono anche il direttore di una radio che si sta espandendo, quindi sono molto molto contento. In FM? In FM, in DAB, okay. in Visual, dappertutto DAB Bene, bene. Quindi sono contento così, sono contento così. Dicevo, e tu questo non lo sai, che sei un po' stato il mio accompagnato, il mio ispiratore. Infatti quando penso a te... Tu di, father, che anno, di che anno sei, tu? Di che anno sei io, tu? Del 62. Sei due? Sei due, sì, ho 60 anni. Beh, allora sei, sei, sei in piena generazione che ha subito le honte del, del monopolio <ride> di dimensione suono negli anni Ottanta, quindi non e sei l'unico, non mi sorprende questo. No, ma c'è una cosa ti ringrazio per la stima, ma, 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 ma purtroppo eh, hai, hai condiviso questa co situazione insieme a, a tantissimi altri, a tantissimi sono, sono padre altri. putativo di molti di voi. È vero, è vero. Tu devi sapere che io avevo appena iniziato a fare radio, insomma, io ho iniziato mh, diciamo nel 79, i primi e eh, quando ho fatto il militare, ero sul muro di cinta a fare le, io ti ascoltavo, e insomma, e dicevo: porca miseria. Questo è quello che, che, che vorrò diventare da, da grande, insomma, no? Cercavo di. di e, e quindi mi sono quindi molto. È colpa mia, non è merito mio. Eh, sì, un po' sì, anche un po' colpa. <ride> <ride> <Anche> un <pochino. ride> Però, e quindi tu per me, sai che cosa. Pensando a te, ho sempre pensato al the one, al the first. Non so come dirti, perché quello che, che hai fatto tu, eh, che molti conoscono e che io spero possano conoscere ancora di più. È stato quello che ha dato il via a tante altre realtà, mi viene da pensare a realtà eh, Milano, Radio DJ, no? Cioè, tu sei il pre-albertino, sei il pre tutto, perché a quei tempi a dimensione suono, eh, quando ancora non era network, no? Tu hai fatto la storia. Cioè, tu di questo a Roma ne, sei sì. ne sei cosciente? Sì, sì, no, sono cosciente. Sì, anche se è stata un'invenzione e, e non. È... E, e come tu dici che e altri della, della, della nostra, della tua generazione mm. e anche di quella subito successiva, perché allora le generazioni si dividevano, diciamo, in, in quinquenni più o meno. Mm. Poi dopo i, i tempi si sono allargati, le novità non si sono susseguite così, così rapidamente come negli anni 80. Però io a mia volta, eh, eh, io ho tre anni più di te. Ma mi sono ispirato alla Rai, mi sono ispirato a Supersonic, mi sono ispirato a Alto Gradimento, mi sono... tutti quanti quelli che adesso hanno 60 anni ascoltavano prima della radio privata e prima della liberalizzazione, ascoltavano la RAI perché non c'era alternativa. qualcuno ascoltava Radio Monte Carlo e, 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 e chi, più, chi meno ne ha li <ride> ma, ma è la fatica, immagino, che, che sia stata enorme perché come punti di riferimento c'erano solo quelli, anche se erano dei punti no, di riferimento molto no, importanti. No, no, frena, no? frena, frena. Stavo, stavo, stavo partendo da lontano, ma volevo arrivare invece al, al fatto che io comunque non faccio parte della prima generazione, io faccio parte della seconda, la prima generazione è quella formata Parlando di radio da Ronnie Jones, parlando di radio è da Foxy John. Che può, ogni tanto qualcuno li confonde. però sono due persone sì, eh, sono diverse, diverse. Seppur, sì. con origini americane. Foxy John 1, che adesso sta ancora per l'ennesimo anno a presentare il programma lì in te televisione dove si balla. Mi come stai con le stelle, stelle sì. mentre Ronnie Jones è uno che ha fatto più radio, ha fatto più discoteca. Eh, ottimo cantante tra l'altro adesso, poi magari ci arriveremo immagino che me lo permetterai eh, io sto facendo delle interviste online così come tu le stai facendo eh, rinchiuso nel tuo bello studio io le faccio invece girando con la mia, essendo anche fotografo girando con una delle de, un paio di, del, del, delle mie camere e intervisto vari personaggi e la prima di questa serie, da quando sono tornato da Santo Domingo mi sono dedicato a questo, da un anno a questa parte l'ho fatta proprio a Ronnie Jones, scoprendo delle cose. Scoprendo delle cose anche perché con lui ho condiviso un paio di esperienze con la Band of Jokes la seconda edizione. Sì. E però eh, gli, così per curiosità io gli ne davo qualcuno meno, gli faccio "Ma tu di che anno sei? Quanti anni hai?" così come l'ho chiesto a te. Sì. E lui mi ha risposto 85. Porca miseria. Tanto, eh. 85 portati strabbene, canta ancora sì, lucidissimo, e sappiamo che abbiamo purtroppo varie conoscenze intorno a noi che a quell'età sorgono dei problemi anche importanti molto spesso. Lui invece è ancora perfettamente a suo agio anche con il proprio mestiere. Ma eh, le dicevo, lo prendo da lontano proprio perché io devo essere grato a personaggi come loro, a personaggi come eh, eh, se vogliamo anche Gianni Riso, perché è precedente. Con cui adesso condivido un palcoscenico, quello di, di RTL 1025 Best. E, e, e poi prima c'erano Leopardo, a, a Milano International. Insomma, noi a Roma vivevamo un po' troppo distaccati. Io Beh. avevo la fortuna di eh, avere dei parenti a Milano. Io non sono di Milano, sono nato a Napoli, ma. Sono a Roma da 69, quindi sono romano anche se non parlo romanesco. e, e Avevo la fortuna di avere par parenti di Milano che andavo a, 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 a trovare. Di, 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 come si dice italiano, di tanti in italiano, di da adesso in quando, di tanto in tanto. E, e ascoltavo quindi le radio che allora erano locali, ma loro erano sicuramente più evoluti di noi. Noi eh, ci siamo evoluti proprio dopo, un pochino dopo, quando è arrivato con un certo ritardo quel grado di professionalità che noi interpretavamo più che con la conduzione, se non ci ispiravamo alla RAI, lo, in lo interpretavamo con la qualità del della musica. Sì. La prima versione di Dimensione Suono, nata nel 76, io sono arrivato nel 78, era estremamente eh, curata dal punto di vista della musica perché c'erano solo esclusivamente degli, eh, degli, inten degli intenditori di musica. Le radio negli anni '70, una volta liberalizzate, sono diventate patrimonio prima di tutto, di chi si intendeva di elettronica, soprattutto di CB, di, certo. di, 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 di Radiofonia con, con le varie esperienze che loro avevano fatto appunto con i baracchini e tutto il resto. E da lì nacquero dai, sulla base dei tecnici. Nacquero le radio, alcune delle quali si dovevano avvalere poi anche di personaggi che artisticamente avevano qualcosa da dire, insomma, erano appassionati, ma niente di più. Quindi inventammo un mestiere, ma io a mia volta mi sono ispirato, non avendo la stessa voce di, di alcuni personaggi che, che potrei anche citare, in parte l'ho già fatto. Eh, eh, lo stesso, lo stesso, lo stesso eh, come si chiama? Lo stesso. Gioca giù e c'è che, c'è che, c'è che, eh, sì. ce n'erano vari. Purtroppo, pecchio di memoria, ma ce n'erano vari che avevano già cominciato dalla metà degli anni '70. Lo stesso Foxy John, lo stesso Ronnie Jones con, con, con quelle, belle, quelle belle voci arrivato. Io mi sono inventato dal nuotatore, uscito dalla piscina, sono entrato in una radio privata che si chiamava Radio eh. Dimensione Suono, ma non era fatto, eh. non era fatto quella che. Conoscete oggi, era una Ma tu come, come sei arrivato? Perché sai, eh, ognuno ha fatto un percorso per arrivare alle radio, no. No? alla radio. Poi in quel periodo in io particolare ero, dove non c'era. Eh. Io ero rocchettaro pesantissimo, ma nel privato. Mm. Ah, ecco. e, ed ero il direttore e il fautore e l'inventore di un giornalino. Ero nazionale di nuoto e in piscina già mi dilettavo con i compagni di allenamenti eh, mi, mi, mi dilettavo organizzando feste questo per dire che già a 15 anni uno potrebbe avere il, il, il seme che potrebbe germinare e portare chissà dove nel mio caso io facevo il già fuolo. questo prima ancora di immaginare, sei bravo, di immaginare di diventare professionista perché comunque avevo seminato studiando la grafica, e il disegno e poi scrivendo pensando di poter diventare giornalista e poi il nuoto, mia madre aveva inventato il nuoto sincronizzato ed era la CT della nazionale, io ero nazionale di nuoto a mia volta, però eh, sempre stato inquieto, scappavo da scuola, dal, dall'istituto d'arte perché mi annoiavo, scappavo letteralmente dalla finestra, scavo al cavo, a terza ora scavo il cavo, quelli della quarta, quinta ora non, non sapevo neanche che faccia avessi. <ride> Mi annoiava a scuola e per cui facevo questo giornalino. e Questo giornalino lo stampava quello che poi ho scoperto essere l'editore, il primo e originale editore di Radio Dimensione Sono, il quale leggendo il giornalino vedeva le recensioni musicali e disse: Ma tu te ne intendi di musica? Sì, a me piace l'hard rock, di Purple le zeppelin, <ride> e Zeppelin e tutto quello che ne conseguiva. E vieni a una radio, vieni, andiamo a vedermi, porto i dischi miei. Ho fatto il primo programma. Dicembre 78 si chiamava Rock, Roccaccio e Roccone, e... <ride> ma completamente, completamente inventato. Di lì a pochi mesi, sempre attraverso amicizie, perché era fondamentale. Allora c'era realmente tutto da inventare, non c'era una sì, professione di giochi in Italia, non c'era né dal punto di vista della radio né dal punto di vista delle discoteche. La prima generazione a, 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 a tastoni aveva fatto qualche cosa. La mia generazione, che è la seconda, cominciò sulle basi gettate, e saremo sempre grati a questi personaggi che sono stati pionieri ancora prima di noi. Su quelle basi abbiamo cominciato a creare qualche cosa che assomiglia a una specie di professionalità che poi sarebbe e, arrivata con la seconda metà degli anni Ottanta. E, e tu e, hai, eh, creato, hai creato qualcosa che eh, fino a quel momento, se non altro a Roma, se non altro con, questi, con quei numeri e con quell'eco con quell che, che ti ha fatto conoscere in tutta Italia, poi perché è vero che nasce a Roma e diventi a Roma un personaggio che non poteva neanche girare. Tra gli strada. addetti ai lavori, guarda, eh. allora. Allora erano compartimenti stagni, c'era il re di Firenze, c'erano i, i, i vari eh, <ride> reucci, ma erano re a loro volta della costa, della costa Romagnola per quanto riguarda le discoteche, la radio no, e, e ce n'erano vari personaggi molto importanti eh, e soprattutto a Milano. E noi ci, ci ispiravamo alla RAI, loro si ispiravano come sempre è stato. Per, il, Roma si, si ispirava agli Stati Uniti anche come musica, anche come stile, e invece al, all'Europa e all'Inghilterra si ispirava Milano. Le due cose però erano ancora in compartimenti stagni perché non c'era la comunicazione che c'è adesso, Beh, quindi certo. bisognava veramente eh, avere a che fare con qualcuno che interpretasse e, e trasponesse quell'esperienza e, e, e gli stessi, gli stessi brani che, che ballavamo noi. Non li ballavano a Milano, noi vedevamo le classifiche di altre città. E, e, e potevamo finire stupiti perché andavano delle cose che da noi non andavano affatto e viceversa lì era l'epoca in cui dovevi sperare di avere qualche parente in America no? per, per la famosa cassettina che ti arrivava per ah, sì, di capire, davano, no? dava la ruba sai chi eh. ci portava i dischi invece prima perché mm. anche i dischi di importazione arrivarono mm. alla fine degli anni 70 ma io stesso eh, subì l'onda eh, de de della prima generazione che si basava sui sugli steward, se non sui, se mm. non su sui piloti di aeroplani che andavano appunto negli Stati Uniti e portavano i dischi di importazione i primi disco mix che nacquero da 76 anzi 77 in poi e soprattutto le, le, lacche. le eh, lacche le lacche che lacche. ci insegnavano che cosa si poteva fare con due giradischi, perché allora non c'erano altre possibilità. Le famose lacche, che erano i, le, le, i, 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 come si chiamano? I, I genitori, i nonni delle compilation, sì. che possono arrivare, anche in quel caso, dai, dai primi anni oh, 80 e, e al di là del, del, del grande successo radiofonico, è incontrovertibile, perché dovevi andare in giro, veramente eh, scortato. Io questo me lo ricordo già <ride> all'epoca ed, ed è vero. Guarda, capito ed... a riguardo di questo. Il, il momento eh, più drammatico nel, malgrado il successo capitò quando anche in, in questa casa eravamo inizio anni 80 la RCA mi supportava in quanto i dischi che mettevo che programmavo poi dopo diventavano almeno su, su base capitoline diventavano dei successi allora mi, mi eh, supportava perché cercavano di capire le grandi case discografiche come le radio private potessero incidere sulle vendite che fino a quel momento erano state monopolizzate, erano state guidate sempre e comunque dai vari direttori artistici e dal potere economico delle varie case discografiche. L'unica che, che aveva una sede a Roma era la, era la RCA, che poi sarebbe diventata BMG. Un eh, illuminato dirigente mi, mi contattò mi fece fare un'esibizione con i primissimi videoclip che arrivavano e fece una cosa, mentre c'era anche lo stand di Dimensione Suono, ma... Eh, a livello personale mi contattò e mi fece presentare questi videoclip nell'aula magna della vecchia fiera di Roma. Mm. Alla fine di tutta questa, eh, di questa, di questa esibizione tentai di andare di nuovo allo stand di Dimensione Suono. Hai presente il film Rocky mm -hmm. quando eh, Rocky stesso viene a rincorso, per modo di dire, si viene accompagnato in quel caso più che a rincorso, fino alla scalinata di Washington del, del sì. de cos'è quello che è. E, <ride> uguale, solo che... Cominciai a correre e dietro cominciarono a correre anche loro. In quegli 600 metri che mi separavano dallo stand fu veramente presi paura perché pensavo di essere travolto. Mi gettai fisicamente a pesce dentro, dentro lo stand e quello fu il massimo. <ride> Dai sì, vabbè, poi si, si girava per strada. Quello era il periodo in cui ancora riguardo la radio ci cantavamo l'un l'altro video Kill del Radio Star. Perché mm, effettivamente la maggioranza delle voci radiofoniche non avevano una faccia, e quindi il fatto di essere riconosciuto che devo esclusivamente alle mie peripezie eh, in discoteca certo. eh, faceva in modo che non potessi girare per strada, non potessi eh, avere un numero di telefono, perché comunque venivo comu sempre comunque contattato anche solo per sentire la voce al telefono. Pronto, però chi è chi è? Dall'altra <ride> dall parte: silenzio assoluto perché c'erano comunque pochi personaggi e in quel momento io avevo una certa fortuna. Allora, ehm, qualche giorno fa sei stato ospite da Andrea Torre a mm -hmm. RTR99, hai RTR. detto questo... Esatto, ehm, ti mando questo filmato che ho preso dai social, perché mi devi spiegare una cosa, sentiamolo insieme. Sì, tuttora faccio serate tanti anni con la musica vecchia e capita che qualcuno mi chieda la musica del Matsumora, però... Eh, ogni tanto pubblichiamo online delle cassette originali del Machimura. Ascoltate, oggi sarebbero completamente imballabili da, tan da, ta ta da tanti punti di vista. Ma quando. Eh, e in quel periodo potevo permettermi di mettere veramente qualsiasi cosa, di essere pro propositivo. Uno, perché avevo alcune fortune, la radio che era diventata la numero uno di allora, la discoteca che era la numero uno, e poi anche il fatto che negli anni Ottanta, in quegli anni Ottanta iniziali, c'era un'attenzione spasmodica per quello che succedeva. Tutta l'attenzione, in quel caso, per fortuna mia e, e della radio, di quella radio, era concentrata. Ricordiamo dei numeri. Quella radio aveva 600.000 ascoltatori quotidiani, la seconda radio, che era Teleradio Stereo, un'altra cosa, mm. ne aveva 100.000, mm. per dire. Sì. E, e quindi no, io non potevo camminare perché c'era la gente che mi chiamava per strada. E per un personaggio che è solo radiofonico era una cosa straordinaria. Se l'ho ripetuto, <ride> e no, e, e parliamo proprio di questo. No? ma ti volevo chiedere perché sarebbero imballabili al di là della tecnica? No, perché ricordiamo che la musica all'epoca veniva suonata eh, principalmente con gli strumenti, anche mixarla non era facile perché non è che c'era proprio il tempo perfetto. Quindi, chi sa, mixare quella musica lì, insomma, a, a, ai cosiddetti controlli. Eh, ecco malgrado appunto. usi i CDJ 2000 non uso nessun automatismo e eh, lavoro esattamente come lavoravo allora. Mi avvalgo Ma, di... di Mantenere il tempo di, non è facile. Eh, eh, sì, tra non è facile e neanche mi ci metto più di tanto. Allora, la scelta musicale. avevo eh, i discorsi si, si, si intrecciano, non, 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 è, non mm. è semplice spiegare tutto quanto, però eh, eh, io avevo... Il mio, il mio primo sponsor fu Best Record. Che fu l'etichetta e il negozio di dischi più importante di Roma a inizio anni '80, Guerrillo, eh, Gazzibo, i Trax, diversi successi uscirono proprio eh, nell'ambito italo-disco dal, dal, dalla, da, dalla produzione diretta o indiretta di Claudio Casalini e dei Best Record. E il fatto di essere sponsorizzato mi dava modo di avere i primi dischi in assoluto che arrivavano a Roma e dopo, dopo Best Record mi sponsorizzò Goody Music e faceva capo a un'altra un etichetta full time e questo voleva dire che io avevo i dischi, eh, i primi, la prima coppia che arrivava era quasi sempre la mia questo mi permetteva di scegliere con, con l'auto anticipo i brani che poi dopo avrei, avrei spinto e più delle volte la pensavo in maniera commerciale nel senso che quando un disco arriva non è un disco commerciale, allora era una brutta parola questa, fai, fai musica commerciale, sembrava quasi una bestia. Io l'anticipavo la musica commerciale, non la mettevo. E prima di, di, di essere musica commerciale, allora, come dicevo tra l'altro prima, ed è un dettaglio importante, le mode, anche i, i suoni musicalmente parlando, erano completamente diversi una stagione dall'altra. C'era modo di, di, di capire. Ascoltando un brano, di che anno fosse anche solo per come suonava l'evoluzione era, era costante, costante e soprattutto un'evoluzione importante musicalmente parlando. E avere poi do, avere un palcoscenico che, in cui ero il dittatore e avere una pista in cui non sei costretto a far ballare ti, ti permetteva di fare esperimenti e di mettere anche cose. Sempre più difficili il potere da spesso dalla testa, e, e per cui <ride> a, a, accompagnato dalla musica, accompagnato dai video, accompagnati da un suono eh, eccezionale, soprattutto potente, c'era modo di proporre delle cose che in altri ambiti non avrebbero mai potuto avere lo stesso, la stessa potenza da, da nessun punto di vista. E questo vuol dire che allora. Lavoravo anche e eh, forse soprattutto in funzione del cambio fra un disco e l'altro, piuttosto che del brano stesso che dovesse far ballare, perché a me non interessava di, di far ballare la gente, era l'esibizione di, di, di un artista in quel momento, di un artista che aveva la fortuna di avere eh, molto ascendente sul pubblico, per cui eh, mi, mi tolleravano. Adesso questo Beh, non capisco. Ma, ma più che ti tolleravano eh, ti ammiravano, anche perché eri in grado di proporre musica nuova in anteprima, addirittura con un gusto musicale importante. Eh, ma Gigi... proprio per quello che era l'anteprima, di me si fidavano eh, e avevo carta bianca, avevo un assegno in bianco da parte del pubblico. Eh, e esatto. non solo da parte del pubblico. A dimensione allora... suono mi, toller mi tolleravano veramente invece, specialmente <ride> dalla, da, dalla seconda metà degli anni 80 in, in poi, quando arrivò l'editore che poi ha fatto la fortuna quindi complimenti a lui di, di Radio Emissione Suono rendendola network, rendendola RDS e eh, lui mi ha sempre visto con, con, con il, come il fumo negli occhi perché, perché aveva un successo in, vi... indipendente perché avevi un potere che, che poteva diventare ingestibile, no? è E successo. anche perché lui non mi, non mi ha mai pagato una lira, lui quindi. Ecco. <ride> quindi era un potere esercitato gratuitamente, tra altre cose. Sì, no, ma allora... venivo pagato in spazi pubblicitari che poi mi gestivo, ma eh, nessun altro era capace di fare questo e. beh, e lui questa cosa non lo sopportava. E del resto, nella clip che abbiamo visto, tratta proprio dall'ospitata dall insieme ad Andrea Torre, i numeri erano impensabili: 600.000 ascolti giornalieri era una, una follia per una radio che ricordiamo adesso RDS è un network ma è, è, Radio Dimensione Suono era locale, 600 mila si, rivolg erano... si rivolgeva a Roma e poco, e poco oltre, non è... i eh, numeri che si facevano nelle province del Lazio erano abbastanza risibili anche perché comunque le, la metropoli è questa e quindi eh. su, su 3 milioni di possibili abitanti fare 600 mila ascolti vuol dire avere un'egemonia straordinaria, questo è stato. Allora, nell'ascoltarti, io ti ascolterei ore e ore e ore. Tu tra un po' mi mandi anche a quel paese, però mi sto dimenticando di mettere la musica che tu hai scelto. La prima è quella di Michael Jackson. Michael Jackson. Mm. Mm, sì, e... i, i brani che ti ho dato, scusami mm. i, i brani che ti ho dato hanno tutti quanti una storiella appiccicata per cui non, li, allora... non sono a caso non, è, non, non sono cose so. che piacciono so. particolarmente a me, sono cose intorno alle quali posso dire qualcosa e allora diciamo qualcosa intorno a quella di Michael Jackson se vuoi lo diciamo dopo o, su, o prima di, di, di <ride> la mia prima discoteca fu l'alibi mm. a, a Testaccio e che per chi ci ascolta sai che c'è? Tutte le storie che, che, sta, che, stiamo, che sto raccontando sono relative a Roma, quindi ai romani certo. di una certa età, di intorno ai 50-60 anni, possono dire qualcosa. Mi dispiace per tutti gli altri che non hanno vissuto la realtà romana, quindi o non saranno interessati o dovranno tollerare. E io ti, lavoravo... posso dire, ti, posso dire, ti posso dire una cosa, Faber? Io, qui in Liguria, oggi, in, in, con alcune persone che conosco, ho detto che avrei intervistato Faber Cucchetti. Mi hanno detto, lo conosco, sì, di nome, ma poi magari mi confondono con qualcun altro. No, 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 ma sanno e, esattamente. Ero, ti, ti ringrazio. No, no, sanno esattamente. Magari per cosa... gli addetti ai lavori può anche essere beh, perché hanno sentito. No, ma sono, cosa. Sono, sono persone abbastanza normali che iniziano a fare radio da poco e eh, quindi non ti preoccupare. Ma ehm, ti conoscono, poi non sapranno tutti i particolari perché l'eco di quello che è successo in quegli anni. Insomma. Ha ancora delle onde che si propagano. Quindi... Bene, Ti ringrazio, se è, se bene, è un violino non lo accolgo bene. volentieri. Però no, no, no. Non è un fatto, mi riferivo semplicemente al fatto che do dei dettagli che al romano dicono qualcosa, al non romano non dicono certo. nulla. Per cui, certo. l'Alibi, che cos'era? Era una discoteca eh, gay, ce n'erano due in quel periodo, e c'era anche il dualismo fra i due rampolli rampanti che erano Marco Trani all'Easy Going e Fabio Cucchetti ma... all'Alibi due discoteche gay casualmente laddove lui interpretava la musica in una maniera e io in un'altra laddove la sua discoteca gay era, era piccolina, una boutique e, ed era frequentata soprattutto da, da, da un tipo di gay eh, più allegro come posso dire eh, più, più affemminato <ride> okay. più affemminato, eh, un, qualunque, in questo periodo il terreno periodo, è friabile il terreno da, sì. dalla parte mia invece c'erano i gay tipo YMCA quindi mm. baffo eh, giacchino di gile di pelle cose di quel tipo e i suoni erano molto diversi io ero duro e veloce lui invece era molto più romantico molto più morbido molto più musicale e meno ritmato, e, e perché ho cominciato a parlare di questo? però quella domanda per, che ma, per, Michael, per Michael Jackson. Ah, sì, sì, arriviamo Michael Jackson, ci cioè arriviamo anche ancora una volta, ci arriviamo da lontano. <ride> tu, e, e lavoravo dalle 11 fino alle 5 del mattino, era l'ultima da solo tutta la notte, 5 turni a settimana ed era l'unica discoteca che faceva più tardi di tutti e malgrado fossi eh, appena arrivato, avevo la fortuna di, eh, se non la fortuna, <coughs> di accogliere tutti i disgiochi delle altre discoteche di allora, che non erano disgiochi come adesso casuali, erano solo esclusivamente professionisti, sia pur da pochi anni, perché, ripeto, era un ambiente che si era creato professionalmente parlando da poco tempo. e eh, Ogni volta uscivo alle 5 del mattino, poi siccome non... Io faccio, quando faccio le cose cerco di farle ai massimi livelli, la musica che riuscivo a, a, a comprare non avevo ancora la sponsorizzazione, la musica che riuscivo a trovare non, mi, non faceva la differenza, tanto più che era estate e quindi mm. ne arrivava poca. E allora, certo. siccome sono anche di origini riccionesi, mio nonno mm. ha contribuito a fondare Riccione negli anni 30. E, e mia nonna abitava a Riccione, quindi ho fatto tutta, tutte le, le vacanze. La, le villeggiature loro si chiamavano così. Si chiamava villeggiature, è vero. Tre mesi. Si chiamavano <ride> villeggiature, duravano a minimo tre mesi. ma duravano addirittura cinque mesi dalla nonna a Riccione, fin da quando ero nato, <ride> è vero, e, vero. e fino a quando non, non arrivai a, in, in nazionale nel nuoto. Quindi nel momento in cui diventai disc jockey e sapendo quanto la musica è in meglio Romagna, dove c'era la Baia Imperiale, anzi la Baia degli Angeli, che allora era il mito dei miti delle discoteche italiane, se non europee, vero, vero. E... <coughs> si rifornivano in negozi che suonavano dischi diversi, ma avevano le anteprime che io in quel momento ancora non avevo su Roma. E andavo in giro per i due o tre negozi che c'erano là, Disco Più, Dimar, e non mi ricordo quell'altro come si chiamasse. Da Descopiù era, era agosto, arrivo e loro avevano un suono afro, avevano un suono molto identificativo che da noi non aveva, non aveva mai preso a parte eh, locali come la Cagio Fall. E, salto fuori sto 45 giri, io conoscevo i Jacksons ma... Non ne avevano ancora detto nulla per quanto riguarda la disco music che era esplosa un, due anni prima, con la febbre del sabato sera praticamente. Sì. E, e arriva sto disco: 45 giri, vedo lì Michael Jackson. Loro non lo cagavano proprio perché non era è una canzoncina, era, mm. era Don't Stop, Ti Lughe Enough Io appena eh, l'ho eh. sentito, appena sentito questo disco, mi sono guardato intorno: quanti ne hai? Due. Dammi entrambi 45 giri. Ritornai, <ride> ritornai al martedì. Eh, li, li, hai tolti dal metta... mercato, li hai tolti dal mercato sì. e cominciai a mettere questi due 45. Giocando con il basso, bam-bam, bam, bam, eh. bam, bam quell'inizio del <ride> 45 giri e, era, era, era tre minuti e qualcosa. Però il basso andava doppiato. Non c'erano ancora i, eh. i digitali, non, lavora, certo. non lavoravo ancora con i nastri. Insomma, cominciai comincia. A fine, fine di quella prima serata arrivarono i famosi disgiochi di qui sopra mm. chi, da, da, dal GKO, chi dal GKO, chi, chi, chi dal Piper, chi da, 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 da altri locali, insomma. E fra questi c'è Stefano Di Nicola che si, si ricorda sempre di, di, quest, di, que, di questo avvenimento. Per cui ascoltarono sto disco e dissero: Madonna, questo non l'hai preso, non l'hai preso. <ride> Loro, a Riccione, lo, lo schifavano. e Da noi diventò quello che sapete che è diventato poi nei, nei mesi successivi. Ecco appunto, vedi? E allora eh, quel, quel fuoco de, del quale parlavamo prima è proprio questo, no? che fa la differenza, perché poi le cose non arrivano mai a caso. Eh. È, è vero che il posto è giusto, è il momento giusto, però, poi dopo quello che conta: Beh, bisogna avere che... la fortuna. Io, eh, io, sì. io cito sempre eh, Jacques Villeneuve, mm. Jacques Villeneuve vinse un, un campionato del mondo di Formula 1. Cosa che al padre non era mai successa perché, lo sapete, ci restò e, e, e purtroppo non arrivò dove, dove poteva arrivare con la sua classe e con la sua Ferrari. E Jacques Villeneuve, il figlio, invece, vinse il Mondiale. L'anno dopo cambiò scuderia, sparì completamente. Non è che non, aveva, non sapeva più guidare. Che devi essere nel certo. posto giusto al momento giusto e meritarti il posto giusto al momento giusto. Esattamente. esattamente. E ho avuto anche, anche un'ottima dose di fortuna e lo testimonia il fatto che è uscito poi da quell'ambito ho fatto il, il diavolo a quattro. Ma se il collo di bottiglia è troppo stretto, non si va da nessuna parte, anche se. Potevi essere il numero uno fino, fino a sei mesi fa. A proposito di, di, del, del coraggio e anche della sfrontatezza no? nel proporre musica o in questo caso, come, come hai raccontato, no? con quel basso, con due 45 giri e quindi creare qualcosa di nuovo, all'epoca all le radio e alcuni personaggi come te avevano il coraggio e ti davano forse anche la possibilità di proporre la musica, no? di rischiare, di creare dei successi. Adesso la radio, comunque mm -hmm. 40, 50, e secondo te c'è necessità, perché io, io penso che, che ci sia la necessità di tornare, con i dovuti aggiustamenti, a, a proporre musica, no? oltre ai 40-50 brani che girano in tutte le radio, c'è bisogno di, di proporre musica. Secondo te sarà possibile o di nuovo possibile? Mi, son, mi sono perso. Posso solo immaginare quello di cui stai parlando: cioè che adesso non c'è più modo di, essere, di avere il disgioco di okay propositivo, adesso c'è il, il, selec, il selec, come si chiama il Selector. C'è cioè, cioè, quello che ti impone la musica. Che poi è la stessa cosa. C'è qualcuno che pensa alla musica per, per l'intera radio, o per delle fasce musicali? E eh no, però, però e, non c'è... È... No, fammi finire il concetto. Però, eh, poi dopo non è quello che avevi in onda. Lui fa... Quello, il, il mistero che facevo io della mia trasmissione, delle mie due ore del, del Dimensione Densa, della classifica dei più ballati e tutto il resto ma lo fa per l'intera radio perché non c'è più spazio abbastanza non c'è più attenzione abbastanza io lo comprendo tutto questo io è uscito da, <coughs> da quell'ambito e con una telefonata veni messo alla porta da Dimensione Solo nel settembre dell'89 perché improvvisamente Montefusco si si è reso conto che poteva fare a meno di me e quindi mi, mi, mi levava con una telefonata tutta l'autonomia possibile, mi offriva un terzo di quello che io guadagnavo eh, attraverso il, gli annessi connessi e, e l'indotto della mia trasmissione radiofonica, del mio personaggio, che era basato evidentemente su quel palcoscenico e su quell'altoparlante, su quel megafono. Venendo a mancare quello, io avrei perso tutto, ma non, non, sopravvalutandomi ho detto: Vabbè. E so, sono ancora vicino al numero uno malgrado siano arrivati i network da due anni malgrado Radio DJ ci stia levando terra, il terreno sotto i piedi e, però l'offerta che mi faceva in malo modo l'editore di dimensione Suono era inaccettabile per cui mi tirai fuori e, pet, e petto petto, pet, petto nudo <ride> mi buttai nella, nella mischia, il problema è che come dicevamo prima c'era questo divario 600.000 contro 100.000 e la seconda radio faceva tutta tut un'altra cosa. La discoteca l'avevo già abbandonata da tempo, facevo solo serate in giro per, soprattutto per il Lazio, e, ma senza il megafono, senza la promozione che mi veniva garantita dal mio programma radiofonico, promozione che era, faceva parte dei, di, del, del mio, di, 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 che ripagava i miei sforzi. E, e, e mi trovai a mal partito per cui mi, trovavi, mi trovai completamente spaesato per, e persi tutto l'ascendente che avevo. E, però mi sono perso anche il discorso da do, do dove, dove volevamo arrivare. E questo mica. In, <ride> in, intanto, mentre tu rifletti su questo, ti, ti vorrei chiedere una cosa: e, mh, mh, ti sei pentito di aver tenuto il punto? Nel senso, eh, mh, io immagino che, No, eh, perché comunque tutti sono stati poi dopo, a parte che. Il, io non sono un fine dicitore io non ho una bella voce e non parlo bene. E per cui non, non c'era modo di avere spazi in una radio di flusso, quello che poi sarebbe diventata la radio di flusso di chi conoscete. Sì. Sì. In ogni caso era un battitore libero. Quello sì. che posso imputare a un editore come lui è che ha disconosciuto completamente le radici di quella radio ed aveva a disposizione altri quattro canali locali. Se è vero, come è vero, che il network voleva andare in una direzione differente, ecco dove stavo arrivando. Eh, eh, era arrivata Radio DJ, erano, erano, erano arrivati i network e Radio DJ si stava, si stava appropriando del pubblico che era stato mio fino a quel 1987 in maniera assoluta, almeno su Roma e nel Lazio. È anche vero che aveva altri tre canali, quattro canali per cui avrebbe potuto fare. Una radio differente invece ha fatto, ha fatto una radio rock, una radio easy listening, una radio. Non si sa di che, è sempre per il fatto che non c'era simpatia fra noi, eh, eh, <ride> eh, <ride> si, è fatto un, si è fatto un dispetto. Ma comunque, alla fine l'ho pagato io e lui eh, si, si è ripreso con gli interessi. Perché, purtroppo, come dicevo di Jacques Villeneuve, il, il titolare della scuderia trova poi dopo uno o l'altro. Io ricordo mm. che, tra l'altro, avendoli pro proposti io, mi era stato detto di no è come il primo disco di Giovanotti, l'avevamo prodotto noi, a Dimensione Suono non, non l'hanno voluto, secondo la mia, perché l'avevo proposto io, giustamente ha avuto fortuna perché c'era Cecchetto che era tutt'altro spessore di Talent Scout, ma non è finita lì, dopo di lui lo stesso dottor Felix, che era anche lui parte del gruppo di produzione del mio fratello, lo presero dopo, alcuni anni dopo, ma era la stessa cosa, cercando di trovare delle vie alternative per mantenere le produzioni e, e, e i fatti che avevo creato io all'interno della radio. Quindi sei, sei stato un personaggio scomodo, qualcuno e qui dimmi... Ma tutti io... i personaggi sono scomodi. Tu guarda, adesso faccio, faccio un parallelo che, 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 ci sta, che ci sta alla lontana, ma ci sono degli eroi... Eh, eh... No, non lo faccio perché mi attirerei de, poi delle critiche che, che, che non voglio ma eh, gli eroi non sono, non sono mai politici, sono sempre dei personaggi che si sono sacrificati credendo fermi, fermissimamente, sentimelo nei loro ideali e nella loro passione e, e chi poi ha lucrato sul sangue e il cuore soprattutto degli eroi è un politico e ci vogliono le due figure ma purtroppo l'eroe è Destinato al sacrificio, per definizione, è quello il che paga, il prezzo, invece, quello che paga forza, il prezzo più grande. È, è quello che per forza. È quello che esce dalla trincea, viene abbattuto, gli fanno il monumento e qualcuno poi, dopo, va a inaugurare il monumento con la sua brava fascia di un certo eh. colore o di un altro colore e si prende tutti i meriti elogiandolo. Mentre poi in privato ne dice ricotte di, di crude. E la politica, non è solamente partiti, eh. ah, è nel, certo. è nel culo, no. per cui è sì, lo, guarda, anche senza, senza fare discorsi di questo tipo. Io sono amante degli animali e della natura. <ride> il, il, il branco di sciacalli ha sempre la meglio sul leone. E se non c'è oggi, ce l'ha domani. Il leone è destinato comunque alla fine, finire a camminare solo, abbattuto e incapace di lottare perché la vecchiaia si è preso sopravvento. Eh, allora, eh, adesso facciamo un altro, un altro salto. però mh, Prima c'è una persona che ti vuole dire una cosa. Lo faccio sentire. Eccolo qua. Caro Fabio Calvari, solamente chi è di Roma può capire cosa significhi questo nome. Che fa anche un pochettino tremare i polsi eh, se si torna agli anni Ottanta, a quel periodo magico, a quel decennio, dove è stato il re assoluto. Fabio Cocchetti. Faber Cucchetti, re della radio, re della discoteca, e quindi del divertimento, ma anche della comunicazione. Faber Cucchetti è vivo e lotta con noi, e lotta tra noi. Faber, che bello è stato rivederti, rincontrarti. Sei una persona con un carattere non, non facile, questo lo sai bene te e lo sanno anche tutti i tuoi amici, però è come dire il genitore un po' burbero al quale chiedi una cosa e ti risponde uff, uff, no, un po' così, un po' scocciato, però poi sai già. Che sarà generosissimo e tutto quello che tu gli chiederai farà di tutto per dartelo. Ma non parliamo di cose fisiche, naturali, eh, materiali, parliamo di eh, robe serie, insomma, eh, di sentimenti, di disponibilità della propria anima nei confronti del prossimo. Quindi ti mando un abbraccio fortissimo. È stato bello rincontrarti, ovviamente. Fabio Galvari, ci siamo incontrati a RTR 99. e Ci siamo anche emozionati perché in questo un po' anche ci assomigliamo. Ma il livello che ha raggiunto Faber negli anni 80 qui a Roma è un livello che mai più nessun altro nella vita riuscirà a raggiungere. Ma la vita va avanti e soprattutto ci si rimette in gioco. E il mio amico, sento di poter dire così, il mio amico Faber Cucchetti sotto questo punto di vista è stato veramente qui si sì è stato molto generoso si è sempre rimesso in gioco eh, le gambe in spalla con eh, grande determinazione grandi capacità e soprattutto grande cuore grande amore un bacio a Fabio e un bacio a Faber grazie grazie ad Andrea Torre che, che ho tampinato per qualche giorno per farti fare un, un messaggio L'ho chiesto ad Andrea in particolare perché vabbè, Andrea è un amico, tra altre cose io e Andrea abbiamo condiviso un passaggio di, di radio, lui a centrosuono per tanti anni, io per tanti anni a Radio Globo, poi io sono stato cacciato da Radio Globo e, ed è entrato Andrea Torre e io sono andato a centrosuono. Abbiamo fatto dei percorsi e ho chiesto ad Andrea perché Andrea, eh, dove sei stato ospite qualche, qualche giorno fa ha fatto una scelta importante, ha lasciato una situazione eh, grande, insomma, una realtà importante di Roma che, che ancora insomma, fa i suoi numeri, anche se insomma, può essere discutibile o meno, parlo di Radio Globo, per, un, per una dimensione un po' più a misura d'uomo e quindi diciamo, questa, questa voglia di, ria, rio, di, di, di riprendersi in mano la vita professionale e anche emozionale. Non senti questa, questa necessità anche tu, nel senso no, io, io l'ho fatto, sì, fatto no. senza rete, eh, sì, e, sì, no, e tu, Andrea fatto. Andrea è più intelligente di me e il parso l'ha fatto quando gli è stata offerta un'occasione che gli permetteva di, 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 di mantenere la famiglia. Io ho fatto queste scelte più di una volta prima, senza avere nessuna garanzia, E... <ride> Non, non, la fortuna non, non, ha, non ha mai girato nella maniera giusta, però ci ho provato tante volte, per cui non è che non, non l'ho sentita, l'ho sentita sempre, addirittura quando sono andato quei tre anni che ho passato a Milano mm. tentando di, di avere una revincita nel posto, sbagliato, nel posto giusto al momento sbagliato, perché andai a prendere il posto del, del mio, del, del mito di tanti di, di, tanti di noi, di, eh, di Leopardo, di Leonardo oh, Rececconi. E lui era a Milano International, morì troppo presto, quando arrivai io che, e, e veni chiamato non a sostituirlo ma a prendere eh, que, quel ruolo che poi era il mio a Dimensione Suono, me lo concessero nuovamente a, a, a Radio Milano International diventata 101, era il momento peggiore di quella radio che fra le radio di prima categoria e le radio eh, originarie era la meno fortunata in quel periodo. Loro volevano aprire su Roma e invece non ci riuscirono mai per cui anche il mio supporto che potevo garantire di ascoltatori eh, non arrivò mai e per tre anni eh, ho, ho lottato ricominciando da zero perché non mi conoscevano a Milano e tantomeno laddove eh, dove le frequenze di 101 arrivavano questo per dirti che quando tu eh, eh, ti, ti, eh, mi, 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 mi rivolgi dei complimenti sono basati sulla stima di colleghi, di addetti ai lavori, e noi, però facciamo, il, facciamo i conti con, con il pubblico, il pubblico che non ha nessun tipo di, di, di storico a cui riferirsi e non ti stima per lo storico ma per il quotidiano. E a un certo punto erano passati tre anni, non stavo neanche, neanche male per quanto fosse arrivato quasi allo stremo perché comunque i soldini non erano abbastanza, le serate non ce n'erano ne, ne poche, ma deciso di tornare là, là dove ero venuto, cioè in una radio che avevo creato, una delle radio che avevo creato insieme, in quel caso a mio fratello, dove pagavamo per andare in onda, ovvero affittavamo eh, delle certo. frequenze, affittavamo delle frequenze, ed era il terzo esperimento, si chiamava Power Station, dopo Mix FM e dopo la prima Power Station e tornai perché sentivo il richiamo della foresta mentre là, malgrado non stessi male ero boh. Nel, non, non, non mi ritrovavo la fortuna vera e propria non, non l'avevo ottenuta ero lì che remavo, remavo, remavo ma non vedevo niente all'orizzonte e allora ho detto, per non vedere niente all'orizzonte non, non dico in giacca e cravatta ma insomma quasi e, in effetti in giacca e cravatta non, ma mi hanno sempre lasciato completamente libero anche lì devo, devo ringraziare l'editore che Adesso non c'è più che lui era veramente un... Borra era, era l'editore originale di Milano International e lui con la famiglia <coughs> tenevano, tenevano quest, questa radio come, come, come meglio dei figli. Diverse radio, alcune ancora sono sono radio tenute da, da, da nomi importanti e nomi che hanno a che fare con la propria famiglia nella gestione dell'emittente e del network loro erano un po' la parte nobile la parte meno commerciale infatti subirono la concorrenza fino alle estreme conseguenze quando dovettero vendere a Mondadori però come ti dicevo prima non solo l'ho fatto di tornare ma l'ho fatto più volte e l'ho fatto anche con lo stesso Andrea perché la... Quarta, la, quinta di questo, la quinta esperienza di questo tipo l'ho fatta proprio con lui, quando abbiamo preso una frequenza sfigatissima, con tutto rispetto, che non riuscivano ad andare avanti e, e la pagavamo, lui, lui, lui più di me, in, in quanto a finanze, la pagavamo cara per andare in onda, per eh, sottolineare e corroborare i nostri sogni artistici. Non è no. andata abbastanza bene no. e, e da lì poi dopo lui saltò. E qui abbiamo avuto anche un po' di frizioni personali, ma lui doveva pensare alla sua salvezza e, non, e alla, sua, alla sua famiglia. Saltò lì a Radio, a Radio Globo. Io restai in mezzo alla strada, ma era meglio così perché, comunque, non, non, anche in quel caso non prendevo una lira. Mi fa ridere quando, quando qualcuno dice: 'E eh cavolo, ma chissà quanti, cosa avrei messo da parte'. <ride> non c'era molto da mettere da parte. Io non sono, sono non sono certamente una formichina, per cui mi gioco tutto. Eh, All in sul, sul, sul personaggio e su quello che credo di essere, che non sempre sono, ma purtroppo è così. Eh sì, quindi sei, eccoci qua di nuovo a lottare sulla terra. Eh, però, sai, Faber, tu no? Mm cerco di, di, di spiegarmi, no? tu pensi che ci sia stima da parte dei colleghi e questo sì, nei tuoi confronti ovviamente e questo ma è sicuramente vero. Sì, te. ma aspetta, aspetta, fammi, fammi finire il concetto. Sicuramente è così, perché a, a livello insomma, mh, tra colleghi insomma, si sa, ma secondo me c'è stima anche per il pubblico che ti ha seguito all'epoca, che magari è venuto a conoscenza anche delle tue vicissitudini, perché tu sei uno che ha sempre pagato in prima persona, è uno che non si è fermato mai, si è sempre, è, è sempre ripartito, eh, magari non sempre con la radio, poi parleremo anche della tua... Ehm... Della tua esperienza fuori dall'Italia però sei sempre ripartito: è una persona così non può che essere ammirata, al di là di quelle che sono state le alterne fortune o sfortune. Io penso che l'ammirazione arriva per la persona, poi anche per il professionista, che per le, le vicende che stai raccontando, non ti hanno permesso di poterti esprimere con continuità, con quello che vuoi. Però la stima è personale io e te non ci siamo mai incontrati una volta ci siamo incontrati ti ho intervistato per un programma televisivo up to date con il buon Maienza in una discoteca ti ho intervistato in video per un programma che andava e in quell'occasione ti ho trovato abbastanza scoglionato devo dire in questa discoteca sì, Ma sai, però... se, se sei su un palcoscenico che non, che non ti realizza eh, ecco. io sono da anni da anni mangio con, facendo la caricatura di me stesso. Prima dicevi parlavi della, della musica del match che non, posso, non potrei mai poi mai programmare. E durante le mie serate, devo mettere delle cose che siano alla portata di, di tutti, ma probabilmente di tutti. E quindi no, io... chi, chi, si chi ha bei ricordi non, non, non viene soddisfatto, ma devo pensare alla pagnotta. E eh, certo, la pagnotta eh, purtroppo ci deve, ci deve pensare. Aspetta, che ci quindi sono... rimane il manico. Il cuore no, ma il manico fa mangiare. Allora, grazie per aver condiviso questi pensieri così personali. Sono emozioni che mi fate eh, vivere in terza persona, emozioni che nel piccolo del mio studio dove gioco a fare radio non vivrò mai sulla pelle. Ecco, questo è quello che intendo io, perché al di là della continuità della radio, al di là di, delle radio che si sono fatte, poi quello che conta è anche la persona, no? che si è un po' persa di vista. Adesso si va sui personaggi, invece, almeno per il mio punto di vista, quello che conta è la persona. E io, al di là della, della stima professionale che posso avere per te, io ho anche una stima eh, per, per te proprio personale perché eh, magari non so tutti i particolari, non so tutte le vicissitudini, però ne so abbastanza per dire insomma: tanto di cappello a Faber. Questo è che posso dire. Poi, se le persone non ti hanno voluto eh, dare la possibilità, se sei stato scomodo, se il tuo carattere ha Ma mh, sai, come cercare un generale alla volta. Eh. C'è cioè un generale alla volta in ogni esercito e poi dopo devi fare, devi fare in modo che ci siano da, 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 da comandare var vari altri eserciti all'interno di uno Stato ma senza al di là della, del parallelo che ci sta fino a un certo punto anche in questo caso. E, eh, eh, eh. Qualcuno mi dice ma perché non sei, non sei andato a Radio DJ? Ci andai a Radio DJ ma avevano preso, avevano preso Giovanotti in quel momento mm. e lasciavano in panchina che era tutt'altro personaggio, eh, con tutto rispetto io sono molto lontano da, dalla bravura di un giovanotti e soprattutto faccio, fa, lui faceva co, fa cose diverse, faceva cose diverse e io altrettanto. Lui come disjockey non, non era il numero uno, lo è stato invece in, in altri ambiti paralleli al, al mestiere del disjockey. E quando sono andato lì a parlare con Cecchetto, lui mi ha preso in esame, però aveva, aveva giovanotti, quindi non aveva eh, nessun interesse e soprattutto aveva in panchina. Fiorello, cioè eh. per, tu, voi pensate che cosa era in quel momento che Fucina era di talenti radio DJ in quell'ultima parte degli anni, degli anni 80. Era un overbooking. Eh, ma, mm -hmm. ma, ma perché? Innanzitutto il, 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 io incontrai Fiorello sotto, eh, lei Massena sotto la sede di radio DJ mm. e eh, mi, mi riconobbe, qualcuno gli disse chi ero, e lui dice, cazzo Faber, ma lo sai quando facevo il militare, anche lui, quando facevo il militare <ride> sono arrivato, arrivato dalla, dalla Sicilia e ascoltavo solo te, fantastico, questo e questo... Loro tra l'altro fecero un programma che era abbastanza in, in stile, eh, questa casa non è un albergo, che era il programma che condividevo, programma per, eh, che, 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 che univa eh, il, il, la comicità di Roberto Giacobbo, pensa. Dopo ti dico esatto. con, eh, con, con la mia musica e con la mia verve, e loro non dico che si ispirarono perché io a mia volta mi ero ispirato alto gradimento, mi ero ispirato altre cose precedenti, quindi no, non si inventava nulla, però dovevi essere la persona giusta al momento giusto. E Giacobbo, che è quello che voi conoscete, Roberto Giacobbo, per tutt'altro oh mestiere, era un, un fenomeno nel, nel creare questi personaggi, e tra l'altro, non ce n'era uno che avesse una preparazione lui arrivava in diretta io ero direttamente bagnato dalla piscina perché mi allenavo per il triathlon che poi sarebbe diventato uno sport eh, vero e proprio e, per restare all'ambito radio DJ cavalcato in, immeritatamente da, da, da Linus ma io eravamo tutto bagnato e lui cominciava anche suonato dopo l'allenamento perché era abbastanza duro allenarsi e per il teatro lo intendo e Giacobbo faceva questi personaggi e non sapevo dove, dove andasse a parare quindi dovevo inventare tutto quanto <ride> suonato e, 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 e inconsapevole però funzionava e come se funzionava però al di, al di là di questo ritornando a, a Cecchetto lui aveva una, una vera fucina un personaggio dopo l'altro aveva creato e l, 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 per dirti Albertino già funzionava bene ma Linus era non era, non era in prima fila per dirti e adesso invece da, da decenni lo è, pensa quanti, quanti altri ce n'erano lì in quel periodo e nel mio caso non è che, che, che fosse facile e non è facile io mi immaginavo alla direzione artistica di qualche cosa ma non mi è stato mai permesso proprio perché probabilmente non sono, non sono un aziendalista e di, e di Cecchetto non ce n'è stato, stato un secondo tra l'altro quindi eh beh, ma sai che in radio essere aziendalista è una parte, perché se no qui non è che stiamo parlando di un'azienda che, che costruisce semafori, qui parliamo di altri ambiti. Quindi aziendalista, sì, ma con un cuore anche, anche cecchetto. Che sicuramente. E eh no, non funziona. È, no. È, era, era anche spietato nel senso buono della parola, no? Cioè, comunque uno che, che pensava anche agli introiti più che. Però no, lui no, infatti per quello, per quello poi è stato, eh. è stato messo alla finestra. Poi ci ha provato con Capital anche lì, e anche lì erano arrivati altri, altri canoni di, di, di valutazione degli ascolti, c'era la gara a chi aveva più ascolti e la scienza invece del, dell'intuito. Eh. E la scienza per forza di cose prima o poi ha la meglio sull'intuito. Allora intanto volevo ringraziare Andrea Magnano e poi qui c'è Laura che manda questo messaggio qui. Faber, tu sei... Storia, al di là di quanto successo, ascoltavo anche Luca quando trasmetteva con Lorenzo su Radio Giolli. Effettivamente è così. Cioè, è talmente profonda <ride> l'impressione. È prof... sì, è talmente, è ma talmente profonda. Ma quello che ti dicevo prima è come avere è... rispetto per la Statua. Per la statua di, 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 di Mazzini, fondatore dell'Italia. Eh, vabbè, però tu non sei una statua, sei qui in carne ed ossa, e quindi eh, un giorno forse una statua per te la faranno, magari sotto, sotto la sede di RDS. No, credo, dubito fortemente. Nel, nel parco di RDS, e quindi dove atterra l'elicottero di Montefusco, magari accanto. Ogni, ogni che... tanto ho incontrato personaggi che hanno lavorato <ride> o lavorano dentro Radio Remissione Suono e, e un paio di battute mi sono state carine. Una delle quali dice fra gli studi di Dimensione Suono a legge il fantasma di Faber Cucchetti. <ride> è vero, è me lo, vero. Me lo disse, me lo disse anche eh, un personaggio. Che, 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 come si chiama? Sono, sono due fratelli. Uno fa il comico eh, uh -huh. emil, Emiliano, e l'altro ha lavorato lungamente per Dimensione Suono. Eh, non mi ricordo come si chiama. Eh. Me lo disse lui, che tra l'altro non lo conosco mi scrisse questa cosa qua e io gli disse: ma cosa vuol dire? Non mi, non mi, non mi rispose mai. Poi me l'ha detto anche un'altra persona, una cosa di quel tipo lì. D'altro canto la storia alle volte pesa, ma ha un peso intangibile. Sai che, che cos'è? Che il successo... Gnocchi, ehm... Gnocchi. Gnocchi, ah, Gnocchi. Ah, Non Gene okay. Gnocchi, che è il comico. Eh, il fratello che ha lavorato a lungo per Dimensione Suono, lo scrisse. Mm. Sai che cos'è? Che il successo immediato a no? quello che tu hai assaggiato in quegli anni, negli anni Ottanta, era tangibile, era lì, non ti potevi muovere, dovevi girare scortato, la gente impazziva per te. E il radio <ride> C'era un... molta attenzione, sai, la fortuna eh, è stata sì, proprio quella. C'era un'attenzione sei... spasmodica, eh, eh, ma te la eh, sei io diventai perché famoso, eh, la diventai contestata. famoso prima, prima della stessa radio. Eh, per, col, 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 con la mia popolarità condussi per mano il resto della radio. E perché avevo anche, eh, avevo anche la discoteca perché ero uno strano, perché non, non parlavo romanesco, perché mettevo musica che gli altri non mettevano, insomma, un, per un sacco di cose originali che allora, per incoscienza, più che per coraggio, io ho fatto e io ho esplorato e oggi è molto diverso. Però si dice lunga... che... eh, scusami, scusami, dimmi, dimmi. si dice sempre che eh, ne, nelle, nelle grandi aziende preferiscano. Gli eh, come si chiamano gli, quelli che fanno gli esperimenti. i, vabbè, i, i personaggi che non, hanno, che, che, che non hanno già definito il, il loro pensiero, dei personaggi mm. che non hanno dei punti fermi. Mm. E quelli, gli sperimentatori, mm. e, e, pre, li preferiscono giovani proprio perché quelli anziani hanno già dei preconcetti che gli impediscono di andare su strade che hanno che considerano sbagliate e che po potrebbero anche non esserlo. Non possono essere plasmati, ecco, diciamo, mentre i giovani forse no? indirizzati. No, no, non solo non possono essere plasmati: questo è un altro discorso. No? Non ci si fida del loro intuito perché hanno già dei, dei preconcetti. Mm. E questo, sai, l'ho constatato. Io, cerco, io che odio quello che sto dicendo, nel senso che eh, lo riconosco, eh, eh, cerco di, di, di mettermi sempre dalla parte degli ultimi arrivati. Poi dopo sono dalla parte del toro, dalla parte degli indiani, insomma vabbè, sono un po' in controtendenza anche per principio. Ma eh, nel, nel momento stesso in cui qualcuno mi dice: Ah, la, la, la nostra musica eh, era molto più bella. Eh, gli faccio, gli faccio presente che dicevano le stesse cose della mia musica e prima della mia musica dicevano le stesse cose della musica di Rolling Stones e degli stessi Beatles o degli U e prima di allora dicevano le stesse cose della musica di Elvis Presley e prima di allora di Mozart e Bach e tutto il resto. Ci sono sempre state le generazioni precedenti che hanno usato la stessa terminologia semplicemente perché non erano più giovani, perché non ci arrivavano e perché non erano capaci di comprendere il, la portata delle novità che portava via, che levava il potere alla generazione precedente. E, e L'altro giorno sono stato interpellato, così come stai facendo tu, e ti ringrazio una volta di più. Da una, una piccola emittente molto politicizzata che dava voce a questa, a questa pretesa di eh, regolarizzare i rave. Mm. Ho fatto presente che è una storia che va avanti dal 1989 con le stesse parole. E siccome in mezzo a quelli che pretendono giustamente che ci sia un rispetto di alcune regole, che, che tu le apprezzi o non le apprezzi, esistono, quindi vanno rispettate finché le regole non vengono cambiate. Ma non mi puoi essere in mezzo il fatto che quella non è musica, non c'entra proprio niente. Qua parliamo, parliamo di legalità e del principio. Certo di non dover andare nel terreno privato di qualcuno e farne scempio questo non si, non si deve discutere mm -hmm. ci sono già le leggi ma invece volevano far, 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 far passare che questa nuova regolamentazione dovesse essere fatta apposta per evitare i rave perché... no, allora no, 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 <ride> ho pubblicato in rete ho pubblicato il discorso che avevamo fatto eh, quelli di Radio Regia da una parte e quelli della mia prima radio gestita a pagamento da me mm -hmm. dall'altra ed era proprio l'inizio dei rave, inizio anni 90. Fummo invitati da, da Minoli eh, a Mixer che fece un'intera puntata che trovate ancora online su YouTube e c'erano Lori, D, mm. c'era eh, mio, mio fratello da una parte, c'erano vari personaggi della, era della prima Albertino. scena rave. C'era anche Albertino. Però. Sì, da pa dall'altra dall parte sì, della far prima fare. scena rave tecno-romana. Mm. Albertino che difendeva le istituzioni radiofoniche, pensa, dopo essere stato eh, attaccato con gli stessi termini da, da tutti quanti, non aveva ancora introiettato, non aveva ancora compreso la Tecno. Attenzione, che tu, che hai vissuto gli anni 90 sai invece dove è andato eh sì, a finire lui, eh sì. criticava aspramente con l'appoggio di Solieri, chitarrista di, 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 di Vasco Rossi, e di altri. E, e, supposti ben pensanti del, dell'ultima ora, gli stessi che venivano criticati nelle discoteche negli anni Ottanta. Allora, una volta arrivati negli anni '90, facevano parte finalmente del sistema e Albertino, con Radio DJ, era diventato il personaggio di punta della scena radiofonica nazionale. E criticavano invece gli ultimi arrivati. Questo mm -hmm. per dirti che anche loro, e nel giro di tre anni, perché se le cose sono cambiate in tre anni, eh, sono eh, cambiate, oh, eh, sì, vero. criticavano il movimento. Tecno e il movimento rave che nasceva allora. Quindi, qui non, non è questione di, di, di discutere se la musica è bella o brutta. La musica è tutta bella, è tutta brutta, devi piacerti, ma soprattutto in, in ogni genere musicale c'è del bello che devi riuscire a, a, a comprendere o a apprezzare se ne hai tempo. E qui si allargherebbe troppo il discorso. Però siccome il, il bello è soggettivo, fai in modo di, di lasciare a chi piace quel tipo di sfogo. Eh, difendiamo il diritto civile, quello sì, il diritto del privato, quello sì, ma tutto il resto la musica è sempre stata al centro dell'attenzione perché veniva criticata dalle generazioni precedenti e, e additata, ma è sempre stato così. Quindi è una questione di, di, di potere, di mancanza, cioè di, di perdita del potere di gestire quel, eh, quel periodo musicale perché ormai si passa ad altro, non hai più gli strumenti per poterlo gestire e quindi lo critichi. Mm. Ma la cosa brutta è che allora, come dicevo prima, ed è un passaggio importante, negli anni 80 le cose cambiavano addirittura di semestre in semestre, poi di, un anno era un'enormità. Adesso noi balliamo le, le, le stesse cose da 20-30 anni praticamente. L'ultima mm. novità è stato il reggaeton, che è mm. arrivato, tra l'altro, mentre io stavo a Santo vivevo a San quindi l'ho vissuto là dove è, è, nasce, perché arriva il reggaeton, arriva da Porto Rico, arriva. Dal, dal, dal sud degli Stati Uniti, dalla Florida, dalla, da Miami, compagnia bella e dalla Repubblica Dominicana, per cui stavo proprio lì, casualmente. E okay. per il resto, però, ancora house, ancora techno, ancora musica commerciale e non è successo più assolutamente nulla da allora. Per anni abbiamo sentito i campionamenti di cose che erano già state fatte, e adesso di nuovo ci stiamo girando intorno e siamo sempre lì siamo e lì. oltretutto se non è solo questione di creatività la musica per esempio ci ostina nella sua picco a fare il pionino ma non ci sono più orecchie non ci sono più teste che, che, che intendano non c'è più spazio, non c'è più attenzione è tutto quanto velocissimo guarda le televisioni ma quanta roba abbiamo adesso allora avevamo le, relativamente tante radio ma quelle che contavano due o tre le altre erano facezie le mm. televisioni erano quei 4-5 canali gli altri erano Urbina adesso io non riesco a I te... mm. <coughs> io non ho ceduto la televisione da anni ma Netflix come fai a vedere tutto quello che propone continuamente in no, non puoi non e poi Prime, e poi Disney e poi tu lo stesso Youtube, io alla fine arrivo regolarmente tutti i giorni, io sto tutto il giorno online tutto il giorno online dalle 8 di mattina fino a mezzanotte a mezzanotte dico, vai, ho finito Tutte le notizie, io adesso guardo un po' di Netflix, accendo ma dormendo. Eh, certo. Non c'è modo, non c'è modo, non è colpa di nessuno. È così. E, eh. Eh, per quello che poi, dopo, invece, tu, io ci, ci formiamo, delle piccole tribù che ci coltiviamo con, con sudore e passione, cercando di essere il, più, il, 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 il meno noiosi possibile. Certo. E, e andiamo avanti per quello che possiamo fare. Non si può fare un paragone, ed è per questo che. Io, non io odio parlare del passato, però accetto questa intervista, scusami se, se ho fatto questo quest appunto, ma non è, non è rivolto a te, no, o, no, odio sì. parlare del passato perché è autoreferenziale auto e io cerco di essere il meno autoreferenziale possibile, però voglio comunicare quanto le cose siano cambiate e come fossero in un periodo che non può più ritornare e che, al quale sono affezionati quelli come te e quelli come altri. che che, che hanno vissuto quel periodo e che, no, che non potranno più rivivere, ma che quando sono venuti alla mia serata al Piper sono entrati tristi, sono usciti allegri perché sono, si sono ritrovati in un'atmosfera talmente magica che pensavano di avere di nuovo vent'anni. Se sì, sì. oggi queste cose qua non, non ci sono più, ma non è questione di musica, è questione di, di, di civilizzazione, di ritmi di vita. Senti, io a un certo momento della mia vita, l'abbiamo detto all'inizio, mi sono rotto le palle e sono venuto in Liguria. Tu hai, hai fatto qualche chilometro in più. Come è stata questa esperienza? Che tra altre cose io ho seguito, perché poi io sui social ti ho sempre seguito e, e poi hai. Un, un Quindi hai visto magari. che sono iperattivo. <ride> sì, sei iperattivo, è incredibile. So anche del fatto che hai detto a ah, tanti dei miei amici: Mi avevano promesso che sarebbero venuti, e non è venuto nessuno laggiù. <ride> <ride> Ma li eh, Ma questa è una, hai... una caratteristica. <ride> è una caratteristica tipica delle, delle illusioni da social club, da, da social network. <ride> sì. e, e mettere un like ci fa tanto piacere, pensiamo di essere popolari. Ma attenzione, è la stessa cosa che ti dicevo prima. Perché io quando avevo 600.000 ascoltatori, pensavo di essere sto cazzo. Una volta uscito da lì, mi ce ne fosse uno, no, no, qualcuno mi ha rincorso, ma una roba infinitesimale. Nelle altre radio non mi ha ascoltato quasi nessuno, infatti sono, le, i miei amici, chiamiamoli così, di Facebook, sono tutti rivolti a quel periodo che è finito con settembre del 1989. Tutto quello che ha fatto dopo, che è molto di più, è come se non l'avessi mai fatto. E tu pensa che per dimensione sono, io specie negli ultimi anni non facevo praticamente nulla, perché mi ero fatto un team di, eh, come faceva Cecchetto d'altro canto, se fai il manager non puoi mettere le mani sui suoi dischi. No. Lo fai quando, sei, quando è necessario. È solo che io, i personaggi con cui mi sono eh, eh, speso, eh, aspettavano che io facessi quello che dovevo fare. Alcune cose le delegavo. E allora il Dimensione Dance che, mi, che occupava tutta la settimana, perché tagliavamo fisicamente i nastri dei Revox, non c'erano sì. i campionatori ancora. C'erano, sì, avevano <Sì, memoria realmente presibile. Colto, le compilation e le remix erano tutti fatti in quella maniera, ma da un, da un team. E come un direttore d'orchestra, e io dicevo, si fa così, si fa così così. Ti piace? Sì, ci metto la firma. Perché funziona, funzionava così, funziona così anche per l'orchestra, funziona così normalmente. C'è certo, cioè, certo. una testa e ci sono poi degli, degli aiutanti. Non è che uno sia più bravo o meno bravo, sono bravi gli uni e gli altri, ma è nel team ci si rinforza. E mi sono perso e... un'altra volta, però, che stavo dicendo: no, che, che sei volato dall'altra parte de, del mondo. Insomma, è stata un'esperienza bella, <coughs> ah, sì. anche, anche perché da questa esperienza. C'è una figlia che è bellissima, una figlia meravigliosa che vedo che tu accompagni. <ride> I, temi Nico... sono, sono, I temi possono essere migliaia, eh, <ride> però il, il, fatto, il, il fatto di... Eh, però mi sono perso il filo del discorso. Sono... Comunque a un certo punto ho, ho visto che la radio non mi cercavano più, che, che, che era completamente, tutto completamente inutile, che tutti gli sforzi enormi che avevo fatto, anche creando altri format come il Bombardone, dove... Allora, siccome prima facevo i tagli e ritagli con i ritagli con i nastri, poi dopo ho cominciato a fare la stessa cosa con i film. Allora prendevo le frasi, ma anche le parole singole, con il computer, con Soundforge, che, che allora era l'editor che, che, che mi dava più soddisfazione, parlo degli anni 90 e inizio anni 2000, e facevo una marea di jingle che punteggiavano, perché quella, la vecchia scuola si, della, della radiofonia, specie quella americana, si fondava su stacco. Eh, canzone, disannuncio, stacco nel senso di jingle, canzone, disannuncio e compagnia. Bella. E io avevo portato all'estreme conseguenza tutto questo creandomi dei jingle rubandoli all'audio di centinaia di film. Ma era un culo esagerato, e immagino, e una roba sembra. che non puoi immaginare. <ride> e poi dopo tu lo metti alla radio, quello che tu hai impiegato due giorni per creare, che dura 30 secondi, e la, 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 la gente l'ascolta e fa ah, carina. E basta, li finisce Lo faccio. Ci ho messo vent'anni a capire, lo ho messo 20 anni a capire per che era tutto inutile. mio mm. fratello non eh. l'ha ancora capito, ma fa altro tipo di mestiere. Eh. Eh, lui propone la musica, eh, non la produzione del, del programma radiofonico, sono due cose diverse, ma altrettanto, eh, altrettanto donchisciottesche. <ride> e a un certo punto mi sono reso conto che non c'era ne minchia da fare, e che le, campavo e campo con le serate revival. Eh, ma tanto devo, posso farne con la musica che è sempre quella: non è che posso sperimentare, posso farne due, tre, quattro grandi serate al, al mese. Allora, mi sono detto: Oh, andiamo a vivere laddove posso ricrearmi una vita sentimentale che a 50 anni era ed è impossibile, adesso, poi è ancora peggio, 60, creare in Italia perché a 50 anni ti fanno sentire vecchio, di cui potremmo aprire una vasta parentesi, <ride> sui su rapporti uomo-donna <ride> nella seconda e terza età e non là invece no. non ti fanno sentire vecchio anche perché hanno, hanno i loro motivi per apprezzare la tua presenza e, e la tua sponsorizzazione se vogliamo chiamarla così e quindi è andato là in vacanza per uscire da una storia sentimentale che era finita in maniera inaspettata non ti dico i dettagli ma fidati veramente mh, completamente fuori dal, 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 dalla norma e, e dell'immaginazione dell se la tua fidanzata dopo sei anni scopre di, di, avere, di, di aver cambiato gusti e non mm. puoi che sorprenderti, eh, beh, e sì, certo, dopo eh. un anno di non ci capisco nulla, un, un caro amico mi ha detto: Guarda, devi uscire dalla tua depressione, andiamo a Santo Domingo e là si è aperto un mondo. E quindi mi sono reso conto che tanto aspettare nella, nel, nella Verde Trevignano sul lago di Bracciano, posto bellissimo. Piangendo sul, sul latte versato e eh, anche e soprattutto dal punto di vista sportivo, perché a Trevignano ho abitato dieci anni perché eh, potrebbe essere il luogo ideale per qualunque triatleta o per qualunque sportivo. E una volta arrivato a Santo Domingo mi sono reso conto che non ero vecchio come potevano farmi sentire dal punto di vista sentimentale, quindi ho cominciato a mettere delle basi. E nel giro di un anno ho traslocato e, e sono andato a vivere e, e a specializzarmi. Nella vita dei Caraibi con pro e contro che qua dovremmo aprire una puntata a sé perché sarebbe un lungo discorso qui lì, eh, probabilmente anche il Covid, perché tu poi decidi da quando. Ma no, quella è stata la molto... botta definitiva, ma non, eh, non tanto per lì e per qua perché mm. ho dovuto smettere di fare le serate qui. Quindi l'anno non sono mai riuscito. Da fotografo, non ho fatto una lira. Da guida, e qui arriviamo a quello che dicevi prima: non ho fatto una lira, io contavo di andare lì. Perché? Eh, ecco dove eravamo. <ride> ah, beh, Perché una volta, te, la mm. una volta che ho lanciato l'idea, una volta che ho lanciato l'idea online, attraverso i miei eh, 30.000 followers, per una cosa e l'altra, tutti quanti, Ah, che bello, che bella ragione, sì, andiamo, andiamo, andiamo a Santo Domingo, sì, vengo anch'io, vengo anch'io, vengo anch'io. Quindi mi sono detto, vado là e metto su un'organizzazione un, un turistica. Eh, certo. L'illusione c'è stata e ha, e ha coinvolto anche un, un importante tour operator eh, romano e internazionale che a un certo punto mi ha affiancato, ma al di là delle parole, perché online tutti quanti sono esperti dottori, sono esperti di, 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 di azzurra, sono esperti di, di qualsiasi cosa, è pieno di esperti, no? che poi però se gli dici di fare quello in cui sono esperti non sono capaci di farlo. E questo ha frenato... A parte 15 persone, fra le quali il più noto è Giorgio Prezioso, che è venuto tre volte, e a parte alcuni amici strettissimi, oltre le 15 persone non sono andate, non è abbastanza per, per no, mettere certo. su qualche cosa. Eppure stiamo parlando di un luogo di vacanza, un luogo fantastico. Io ho fatto l'errore, ancora una volta, di essere esageratamente... Eh, disponibile nei confronti del pubblico, perché eh, lì i grandi numeri li fanno i, ce i, i centri vacanze, i resort, i villaggi turistici. e invece ho sempre proposto la vacanza su misura, nel senso che e tuttora lo faccio. Eh, tu, Fabio, co cosa ti piace? Cosa ti piacerebbe trovare ai Caraibi? Facciamo un caso specifico: se tu venissi a Santo Domingo, devi essere mm. sincera, però, al di là del fatto che siamo in pubblico, cosa vorresti? Mm. Sei sposato tu? Io ho una compagna, sì. Una compagna. Ecco, quindi, quindi hai, già, hai già un bel freno. Quindi verresti in compagnia. Ti piace mm. sì, no, il mare? Ma... Diciamo che nella vita precedente sarei venuto per i motivi per i quali magari si sarebbero mossi in tanti. Sì, quelli sentimentali. Eh, ti piace sì. il mare o ti piace la campagna? Mare, mare, mare. E qui li Quanto è grande? Ma secondo te la Repubblica Dominicana quanto è grande? Ma sai non lo so no, da... sai, io non so dargli una... Io, come io la me Sistra, la immagino come molto... La io me la immagino come la, Svizzera ecco. come la Sicilia e la Sardegna messi insieme, quindi è voglia, se vai in vacanza eh. in Sardegna ne hai dei dubbi, pensa Sardegna e Sicilia messi insieme, bene, certo. tu mi parli di mare, ma la, 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 una delle caratteristiche principali di, questo, di questa isola che si chiama Chischeglia ed è per due quinti Haiti, che non prendiamo in considerazione, tre quinti è Repubblica Dominicana, appunto è grande come la Svizzera, ha montagne e ha il mare. Ha ah, la vetta più importante e più alta dei Caraibi che sono 3015 metri per dirti, quindi non c'è la neve, ma c'è anche la montagna, c'è anche, se vuole, volendo, c'è anche il freddo. E poi la cosa più bella della Repubblica Dominicana non è il mare, è molto meglio il mare di alcuni posti italiani ed europei, mediterranei, piuttosto che il mare dei Caraibi, che è un mare che quindi però abbiamo... le spiagge sono fantastiche. Le spiagge sono visione. fantastiche. Le mm. palme sono fantastiche, i colori della natura e del verde sono straordinari. Il cielo, dicevo, che cazzo vuoi dire? Il cielo ti assicuro che ti lascia la a bocca aperta. Quindi sono tutte cose che uno che va in un viaggio turistico non saprà mai e nessuno gli dirà mai. Ma io invece mi sono illuso di poter dare tutte le possibilità a chiunque e quando un, un cliente si trova di fronte a troppe possibilità si spaventa e non compra. E siccome non io non compra. sono un venditore ho continuato in questa strategia completamente suicida. E questo mm. ha portato probabilmente, anche, anche questo ha portato al, al fallimento del mio, del mio progetto. Purtroppo ho studiato tanto, è come aver studiato filosofia per anni <ride> e poi dopo ti trovi <ride> nella vita reale, che ci faccio con una laurea in <ride> filosofia? Però ne parli, ne, parli parli ancora, in ne, ne parli ancora da innamorato eh, del, di quel posto lì. <ride> e vabbè, andiamo avanti. Intanto, mi sto dimenticando ancora una volta della musica, perché cioè, fa parte. C'è cioè, Madonna. Mi hai segnalato una versione <ride> anche abbastanza particolare, Everybody, però una versione live eh, anche con un suono non, non perfetto. Perché questa versione, perché questo brano? Perché riporta le origini della ciccone, mm -hmm. che è stata scoperta, secondo la leggenda, da un disco che anche lei, che era Jelly Bean Benitez con il quale, e, la, e la, poi la storia successiva eh, del, del, della facilità con cui, molto maschile, con cui aveva, aveva a, a, amicizie la signora Ciccone, eh, è nota, insomma, e con Jelbin Benitez, che è stato il suo primo produttore, l'ha lanciata ed è bello rivedere come era all'inizio, senza fronzoli, ed era una ragazza più o meno qualunque, molto spigliata e che forse sapeva dove voleva arrivare, ma era ben lungi da immaginare che sarebbe arrivata. TikTok, perché TikTok è, è, è un mezzo come tanti altri, è stato definito il, il social dei balletti, ma io ci passo le giornate da, su TikTok imparando delle cose e nel mio nuovo mestiere di videomaker, che è l'evoluzione del mestiere di fotografo che ho approfondito a Santo Domingo in altre maniere, TikTok è una cucina... Di informazioni e di, e, di, e di confronti, perché non è mai lo strumento eh, come viene usato lo strumento, e allora Beh, non c'erano. Gli strumenti erano quelli che, possi che avevano lì le, le amicizie tra ballerini, quattro vestiti presi in qualche bancarella e potevi essere originale, uscendo soprattutto dai canoni che potevano essere quelli degli anni 70, perché allora in quei primi anni non copiavano niente a nessuno, poi dopo invece non è rimasto altro che copiare. Oh, a proposito delle interviste io le seguo le interviste che stai facendo e sono molto molto belle intanto grazie. anche per, per come tecnicamente vengono realizzate ma lì è, intanto, è lo stesso spirito scusami, è, è lo stesso sì, spirito di che stai sto dicendo adesso, forse volevi infatti, confermare questo esatto, bravo grazie era, 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 era proprio questo qui intanto è la stessa cosa, sì. a, a, anche perché ci sono dei personaggi meravigliosi no? inusuali se vuoi anche e soprattutto si va in giro si, eh, si ricordano dei posti a volte anche con un po' di nostalgia perché alcuni non, non ci sono più sono, sono chiusi, sono stati trasformati e, e, ecco, e, e diciamo queste camminate che sono molto 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 belle chi mi ospita si chiama Radio eh, roma.com ed è un portale sì. che non ha preso posizione ha un nome importantissimo è nato Proprio mentre purtroppo esplodeva il Covid, per cui è rimasto lì in embrione per tanti anni, per, per, per questi due anni e mezzo, tre anni ormai. Eh sì. e, e da là ho collaborato scrivendo delle interviste. Tra l'altro una prima eh, l'hai fatto intervenire, e te ne sono grato, con Andrea Torre, mm. che è stato molto felice del tipo di intervista che, che ho fatto. Mi diletto nello scrivere, fra, eh, avere il senso del ritmo credo che aiuti molto. Anche nei miei video io rispetto prima di tutto il ritmo e poi lo condisco con le immagini. Anche nello scrivere si può fare questo. A lui è piaciuta molto quell'intervista. Io qui ho meno ritmo, qui io lascio libero la parola. No, Una cosa è fare spettacolo, una cosa è, è raccontare ed è quello Beh. che manca nei miei, nei miei anni di... Di, eh, prima di Radio Rock e poi di, di Centrosuono, e qua si parla del, a cavallo fra il 99 e il 2002. Io parlavo molto e raccontavo molto ma altre cose. Pensavo e ancora lo penso che i palcoscenici importanti debbano dare anche dei messaggi, non insegnare, ma insomma cercare di, 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 di mostrare quanto di bello, quanto di, 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 di interessante ci siano le differenze, senza continuare a dare giudizi, a prendere posizione e, e a sbandierare. E, ed è, un, è, è stata una fortuna andare in controtendenza. Come dicevi prima, tu mi sono rimesso in gioco varie volte. In questo caso, in quel caso, ancora di più perché passai dal disjoke che diceva solo cazzate e metteva solo musica ad essere l'anchor il, 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 man che leggeva le notizie e ne, ne dava una chiave di lettura fuori da, da qualunque tipo di, 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 di commistione. E anche questo dava molto fastidio, anche perché mi ritrovavo a fare discorsi animalisti ambientalisti, e ambientalisti nelle radio che avevano come, come editori personaggi che invece <ride> mangiavo con, con qualcosa di, di differente. D'altronde, <ride> sai, fare un discorso animalista e, e la, il tuo editore... Vende eh, carne, <ride> sì, no, in effetti, esatto, è un, è un percorso accidentato, molto accidentato. Però le interviste seguitelo, Faber, sui, sui social, Guarda, lo dico anche a, a quelli che non ti conoscono, no? visto che insomma siamo potenzialmente in tutto il mondo, seguitelo perché sono molto, molto, molto belle, divertenti, interessanti se volete, nostalgiche, ma anche profonde, perché poi escono fuori anche dei, dei lati. Io ho visto che escono fuori dei lati di alcuni personaggi che io conosco per altre cose. Altre... Chi ti ha toccato? Guarda, Riccardo, chi Rossi, chi toccato? Riccardo Rossi, Riccardo Rossi, ah, che giocavamo in casa, eh, Riccardo Rossi. che, che... È un pazzo. Io, per un periodo, ho lavorato per la 20th Century Fox. Sono stato la, la voce ufficiale dei, dei trailer e sono andato a delle, a delle anteprime, Le Verità Nascoste, che è, un, che è un film che non so se hai visto con Harrison Ford. Insomma, ha dei momenti che ti fanno saltare. Io avevo accanto Riccardo Rossi. Beh, lui è stato più devastante del film perché ad ogni cosa che succedeva nel film, lui. Mi prendeva il braccio, non ci conosciamo io, eh, mi prendeva il braccio e me lo stritolava, io, mi urlava nelle orecchie, terrorizzato completamente. <ride> Però, grande conoscitore di musica, insomma, non, mi piacciono queste passeggiate che fate, e, 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 belle. Quindi andate intanto su, sul, sulla pagina eh, Facebook e da lì poi verrete reindirizzati alle varie interviste. Sì, comunque, che, a roma.com. Sono... Roma. e Com, Ti posso anticipare che... L'ho intervistato ieri. Oggi ho montato il tutto e va online mercoledì. Avrò Boniek, mi sono fatto prendere poche, <ride> poche battute, devo dire. Perché lui è, eh, forse ne pochi lo sanno, un grande appassionato di cavalli, soprattutto mm. di trotto. Ma in mm. questo caso era eh, a, a Capanelle perché ha comprato in società un cavallo giovane, giovanissimo, due anni. Due anni per un cavallo da corsa e corrispondono a, a essere juniores, se non addirittura quindicenne, quindi in cavallo giovanissimo. Era lì e non ho perso l'occasione, ho preso la mia ISTA 360 e ho fatto l'intervista. Ah, Domani eh, eh, eh. vado a incontrare Maurizio Battista. Ah, e che che sta e poi facendo? Devo... Sì, Maurizio un Battista momento particolare, mm, molto particolare. Molto sì. particolare. Adesso usciamo dall'argomento perché è territorio minato è sì. troppo personale. No, 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 poi, poi avrò Sergio Viglianese che ho già montato arriverà Roberto Ciufoli eh, diversi e nel caso di Andrea invece volevo intervistare io lui poi dopo lui ha voluto intervistare me quindi ho messo online sì. la sua intervista a me che in, in, in minima parte è anche un'intervista a lui ma vi mm. ripropongo di... Di metterlo a gogna io direttamente sì, <ride> con no, la no, passeggiata no. Della passeggiata mi è venuto in mente per un motivo molto semplice noi romani ci vantiamo spessissimo in maniera campanilistica e io ribadisco, odio le bandiere, tutte e odio i campanilisti ogni città ha il suo, il suo orgoglio ha i suoi suo vanti eh, ma di Roma ci vantiamo sempre di quanto sia bella ma non la viviamo mai abbastanza no, io eh, nella sfortuna di avere difficoltà di lavoro, di essere tornato ripartendo letteralmente da zero perché ho perso tutto una volta che, sono, che ho finito i due anni di, 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 di Covid. I domenicani sono potuto tornare, sono dovuto tornare qua anche per salvare quello che resta del mio matrimonio, ovvero mia figlia. E mi sono reso conto, girando con i mezzi pubblici e con dopo, dopo una vita passata schifando le mezzi pubblici, perché, perché la moto, la bicicletta, sì, la macchina, quello che vuoi adesso per necessità e poi è diventato anche per scelta in tessere intera rete e mi guardo a Roma ed è una cosa vi viverla da turista senza essere turisti è veramente fantastico ma non solamente il Colosseo e, 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 e i vari monumenti ma ci sono degli scorci in una delle città più grandi d'Europa che la maggioranza di noi non ha mai visto e non ha mai vissuto con mia è figlia vero. che adesso ha appena compiuto quattro anni mi faccio delle passeggiate clamorose e lei non ha ancora la possibilità di comprendere dove la porto, ma io ogni tanto mi emoziono a vedere delle zone dell'antica Roma che mi levano veramente il fiato. Es Abito nella zona della più antica, quindi mm. è facile. Eh beh sì, lì è sì, è molto facile. Si cuore proprio. Eh, no, però grazie perché con queste interviste tu fai conoscere Roma ehm, ah. da un'altra angolazione, che, che è interessante sia per quello che racconti. Quello, quello che, che, che chiedo ai vari personaggi come nel caso di Fassari. Mm. E, e, di, e, 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 e di eh, portarmi, come nel caso anche di, di, di Rossi, che però mi ha portato nel negozio di dischi che ho citato prima, mi ha portato davanti al matchmore che non esiste più, di questa grande discoteca romana della mm. prima parte degli anni Ottanta. A tutti chiedo: andiamo in una zona che sia evocativa per te, cioè che ti dia modo di ricordare qualche cosa che è stato parte della tua vita e se vuoi anche della tua carriera, decidi tu. E per esempio, Maurizio Battista domani mi dà appuntamento a San Giovanni sotto la statua di, San, di Sant'Antonio. Io ho fatto delle cose con Battista quando non era ancora famosissimo, ma lo era solamente a livello locale. L'ho portato in una radio a fare delle collaborazioni e ho fatto, ci, ho, ci ho fatto un programma in una televisione digitale, Takeshi Castle, che era praticamente questi giapponesi che fanno questi giochi masochistici, e noi li commentavamo eh, sì. un po' ah. come un po' come fa la, 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 faceva la, la Jalappas, sì. che sono stati i sì. primi. E l'ho fatto sia con Battista sia con Roberto Giuffoli. E l'ho messo appuntamento lì. E Fasser, invece, quando, quando gli ho detto facciamo un'intervista, questo, questo dovrebbe essere lo schema, ci vediamo davanti al Senato. E, io, boh, io non è sto a discutere, se piace a te va bene. Sono eh, andato certo. davanti al Senato e appena arrivato ho chiesto, perché qua? Eh, perché là mi indica... Ho scritto Roma di notte. Roma di notte è stata, è stata una canzone, il primo rap eh, eh, romano che ha funzionato nell'ambito della mia programmazione di allora, a metà degli anni 80, e che ho avuto anche la fortuna di, 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 di remixare e sul quale ho fatto uno scratch che, che allora sembrava chissà che cosa. Oggi farebbe abbastanza ridere. Però è bello vedere, è stato bellissimo e mi ha emozionato una volta di più, e, e scoprire che un artista, un grande attore, perché è un grande attore. Come, come, come Fassari e si ricordasse con grandissima, eh, con grandissimo affetto di quel periodo e mi fosse a sua volta grato. io sono cascato dalle nuvole perché non credevo assolutamente di, essere, di aver avuto un peso anche nella sua, nella sua carriera. Io, io penso invece io, quel, quel io, remix l'ha toccato. Io penso che tu di te. Mh sai fino a un certo punto, non di te persona, ma di quello che, che gira intorno a te. Secondo me, ovviamente... Ti poi dicevo, quando ti dicevo, 600.000 persone, è chiaro, eh, c'è cioè, eh... un po' di tutto. Ecco, ti posso, eh, ti questa, posso dire Questa una... è la mia fortuna, la mia realità. <ride> ti posso dire una cosa? Tu mi hai parlato del much more. Io ho lavorato, non quando si chiamava Matchmore, io ho fatto il vocalist per un po' di anni, e ho lavorato a quello che era il Matchmore. E... E se ti posso dire la verità, io ogni volta che entravo lì dentro, mi venivi in mente fantasmi. tu. No, mi venivi in mente tu. Mi venivi in mente tu. Cioè, adesso non, non il fantasma di Faber Cucchetti, no, questo, questo no. Però per me much more è Faber Cucchetti. Non, non, non so come dirtelo. Mi Beh, viene dopo, questa, Stato sì, ovviamente non era più quello, però entrando in quei locali che erano stati il much more eh, mi, mi viene questa associazione che ti devo dire. Un altro che ho incontrato e non ho, non ho ancora non ho trovato modo di intervistarlo, anche se lui non vuole un video ora, è Flavio Insinna. Mm. È, venuto, è venuto a una serata sì. durante la scorsa estate in giugno a, a Fregene e lo vedo da lontano e lo lo ho, ho, ho già riconosciuto. E lui mi guardava come, come se fossi io il divo, non lui. E lui si è avvicinato, tutto contento, mi ha dato la mano. Sai, io devo molto a te, perché la, la mia famiglia è una famiglia di, di professionisti, della, di, di medici, insomma, avrebbe voluto che facessi il medico, invece ascoltando te, vedendo te, mi sono reso conto che non era quello che volevo fare, quello che dicevano in famiglia, e ha detto, io voglio essere, come dicevi tu, voglio essere come lui. Eh, eh, vedi, eh, guarda eh, vedi. E guarda, do guarda, do <ride> guarda dove è arrivato guarda quanti ne hai rovinati guarda un po' guarda che hai fatto infatti sono Beh, rovina so... per quello per tutte le cause che mi sono state intentate senti il prossimo che è Sylvester You Make Me Feel lo mettevi tu o lo metteva a Trani? visto che mi dicevi no di, 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 due discoteche lo una... tutti e due ma è precedente perché questo è un disco del 78 per cui noi stavamo eh, sì. cominciando appena cominciato quindi è un pochino più vecchio di noi, Silvester mm. lo cito perché è stato il primo, eh, il primo non, non conoscendo l'inglese. Adesso parlo anche spagnolo, ma l'inglese non l'ho mai parlato. Bene, lo capisco, ma insomma, non sono, non, non sono in grado, e, e, e beh, allora ancora, ancora di meno. Prima versione di rimessa suono mh, importante, mi mettono scusami, chi, chi vuole che vuoi che intervistare Silvester? Era 82-83, una cosa del genere, mm. <coughs> e me lo fanno intervistare. E Io a un certo punto dico quello che corrisponde a eh, un cantante di colore e lui mi fa di che colore? È un trauma che mi è rimasto tutta la vita. Ti Dopo 40 anni ancora cito la storia di sì, ma aveva ragione lui, non potevo dire nient'altro. Lui molto bonariamente, ma arrivando dagli Stati Uniti dove allora essere negro io ho una moglie negra e quindi poi immagina quanto ami i negri che per me dire negro è un complimento e dire sì, che è diventata, è diventata una bestemmia Invece, effettivamente io, io conosco un in sacco Dominicana tra l'altro negro, negro è negro è negro è un eh, colore sì, sì. È è vero, vero. una volta arrivata qua mia moglie o quello che resta del, 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 del mio rapporto con la donna che ho, che ho in casa adesso si offende perché è venuta e qui perché, e si è adeguata, perché, prontamente. Adesso si è adeguata diventa, prontamente adesso è diventata una bestemmia. Malgrado <ride> l'abbia sposata e adori il colore nero. Penso che in quel periodo, poi dopo hanno cominciato a fare disco mix di una eh, sola beh. canzone che durava fra i 12 e mm. i 18, anche i 20 minuti, un solo titolo impensabile! E prima <ride> mi hai mai domandato se, se la mettevo io o lui, nel mm -hmm. senso del, de, della mia nemesi artisticamente sì. parlando, di Marco. Sì. E che i nomi della dance lo proteggono lassù in cielo, eh, e, 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 e il suo pubblico era più vestito, era più simile all'immagine che, che dava in quel momento nel 78 Sylvester, mentre il mio pubblico era più simile, a, a stare nello stesso periodo, a quello a dei Village People. Eh, ecco. però il suono <ride> è straordinariamente moderno ancora. Ha sì. fa, sa, fatto salvo il fatto che non c'erano i sequencer, erano tutte cose costosissime e che andano, e difficilmente andavano in sync è, è, è un disco che, che è ancora fantastico oggi eh, tra l'altro un paio di remix sono molto belli e, e funzionano tutt'oggi tra l'altra cosa vedevo Sylvester con il ventaglio mh, gesto ripreso da Urieta Berti con Fedez in Mille Adesso non so se l'ha ripreso da lì ma insomma <ride> anche, anche i gesti si ripetono in qualche modo Senti, sì, prima allora, che... allora, erano originali, allora erano originali questo eh, che è sì. bello perché l'origine di, di, di praticamente di tutto è stata proprio fra la fine degli anni 70 e l'intero decennio anni 80. Dopo è arrivata la house e da lì in poi ci siamo fermati. Eh. E Prima che diventi un sequestro di persona, come dico sempre, però con te guarda, è la puntata più lunga che ho fatto perché avrei ancora ah. milioni di cose da chiederti, però poi dopo, cioè, se poi mi ci mandi avresti anche un po' ragione. Intanto guarda, ti ringrazio veramente tanto perché ci tenevo tanto a fare, a, a incontrarti, veramente tanto. C'è cioè, l'ultimo video che vediamo subito e poi andiamo verso, però prima ti volevo eh, chiedere di RTL. RTL mi, mi, mi contraddico clamorosamente, io non avrei Dai. mai, poi mai voluto tornare a fare la radio. Ecco, perché... <ride> Eh, però insomma se RTL in qualche modo adesso, RTL è il sì. contrario di quello che, che, che ho sempre inteso fare con le radio ma essendo una ferita aperta mi commuovo ancora eh. e RTL <ride> mi ha chiamato la moglie di Jocelyn, Jocelyn eh. è uno della prima generazione di disgiochi sì. della generazione precedente alla mia quando è arrivato a collaborare con Dimensione Suono ed era casualmente proprio l'87 ed era il periodo in cui esplodeva la house music, noi andammo e con, con Radio Emissione Suono, che non era RDS, nel senso che sottolineo che era un tipo di, di, di radio diversa, e andammo in vacanza una settimana a Ibiza, ed era proprio il momento migliore della prima ondata di House Music, e venne anche Jocelyn, e... Aspetta, però mi confondo, lui venne ancora prima, venne ancora prima e venne a Porto Rotondo, perché cominciò sì, poi dopo faceva i collegamenti con gli elicotteri, insomma, vai comunque, eh, lo eh, consideravamo eh. già, e parlo dell'84 e 85, lo consideravamo già anziano. Eh. Invece poi dopo lui i suoi maggiori successi li ha avuti dopo, eh, so, eh. soprattutto in televisione, eh. da produttore. E, e, gli anni passano per tutti se io ne ho 63 lui ne ha qualcuno di più e, la moglie che è un bel peperino un bel fenomeno e lui da allora pensavo fossimo più amici invece non l'ho mai più sentito né visto quindi non ho, non ho mai potuto partecipare nemmeno, nemmeno propormi per partecipare per portare le valigie cosa che avrei fatto anche solo per rispetto nei suoi confronti così come tu esprimi rispetto per, per me io lo esprimo sì. A, a chi prima di me ha fatto la storia e soprattutto l'ha fatto successivamente perché cominciare dare un colpo è facile e poi dopo riciclarsi e reinventare qualcosa è molto più difficile lì allora veramente entri nella leggenda e lui ci riuscì a livello televisivo e mi ha chiamato al telefono una volta che ha saputo che ero tornato a Roma in Italia la moglie mi ha detto sai che è partito questo progetto che si chiama RTL Best. Io, ogni volta che sento parlare di radio, viste vi, vi, le ferite aperte, mi viene letteralmente il vomito. Cosa che ho fatto anche in maniera un po' sgarbata quando qualcuno mi ha fatto delle proposte che professionalmente zero, ma insomma per loro potevano avere una, una validità. Un paio di radio private, ma, ma senza stipendio. Io lavoro, non posso più lavorare senza. Senza percepire uno stipendio, e soprattutto la radio web, che negli anni adesso si sono evolute, ma per almeno 15 anni sono state completamente inutili, quindi non puoi venire a, a, a vendere passione a chi, chi l'ha generata. E, e mi ha detto: vieni perché sono entrati dei personaggi che vorrebbero, è già nata da un paio d'anni questa radio, è una radio che va solamente sul web, che va solamente sul DAB, che va solamente in televisione, ma. Eh, io ci ho ragionato un po', poi non ho, ho mostrato niente. Poi dopo lei mi ha richiamato un'altra volta, allora che ne pensi? Boh. Mi ha detto quale qual sarebbe il ritorno irrisorio, però poi mi sono detto, il mio curriculum, sono giovane, ha bisogno di un altro marchio dopo, dopo quello di dimensione suona e quello di, di 101 a livello nazionale, eh, perché no? Proviamoci. Il freno maggiore era, è ed era il fatto che è una radio di flusso e che io non ho mai mm. fatto in vita mia. E allora hanno dovuto, hanno dovuto spiegarmi tutto come funziona e come non funziona. Io chiaramente, a parte che sono solo quattro volte che ci vado perché è una cosa settimanale, due ore ogni settimana in coppia con la mia nipotina Daria Baietti che chiamo così perché eh, avendo 30 anni meno di me o qualcosa del genere, non posso anche chiamare in questa maniera, anche, anche mia moglie ha 30 anni meno di me, vabbè, però. E questo, questo è un dettaglio secondario. E, però sottolinea il fatto che cerco di, 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 di non essere parte della mia vecchiaia, <ride> cerco di straniarmi <ride> frequentando gente più giovane. E, e la radio reflusso di lo, lo dico a beneficio di chi... Eh, come me non, non, non sa come funzioni. Prima era esattamente come uno può immaginare fare la radio: due giradischi, due registratori a cassette, metti il jingle, metti il jingle, parli, sta, alzi il cursore, quello, quello era fare la radio, mm. e dopo l'ho sempre fatta così per tutta la vita, anche eh, la vita professionale, anche dopo, quando sono arrivati eh, alt altri mezzi tecnologici, sono arrivati a, a darmi una mano, soprattutto i fonici. Che mi hanno aiutato, però avere affiattamento col fonico non è facile, specialmente se sei uno che inventa che improvvisa continuamente eh sì, ad ogni intervento. Quindi deve che, non segui, che, non sei, non, che non segui uno schermo. Deve essere uno che, un un che po ti possibile. conosce molto bene. E questo è esattamente il contrario invece perché come funziona? Ci sono, lo dico, tu lo sai, ma magari qualcun altro l'ascolto. No, c'è un monitor, c'è un computer. Questo è il monitor? È? Qua c'è il monitor e qui scorrono i titoli. Qui scorre il tempo, a un certo punto c'è scritto che hai outro, cioè l'uscita tot secondi. L'altro disco ha intro tot secondi. Totale, devi parlare quei pochi secondi e dire che qualcosa son, di sensato. Che sono 30 secondi, se va bene. <ride> Sono dai 5 secondi al, anche nulla e quindi non, non entri. Dai, dai 5 secondi fino mi è capitato fino ai 48 secondi. Che quando wow, entri, quel, in, quel grande. Vortice, grande. Quando entri in quel vortice di <ride> 48 secondi dice: Ma questo che gli racconto? E allora eh, ho, dovuto, ho dovuto creare i, i, i due personaggi, cioè il nonno. Io e la nipotina. <coughs> Spero che eh, per adesso mi hanno tollerato. Non ho ancora un contratto, non so quanto durerò. Però è l'unica eh. maniera che ho scogitato per, per non contraddirmi completamente, per cercare di essere ancora un po' personaggio in una, in una formazione, in un format dove i personaggi ci sono, ma perché sono estremamente professionali. Perché c'è Mauro Michaloni, c'è Sergio Mancinelli, mm. c'è lo stesso Gioslenco la moglie. C'è Gianni Riso. Ci sono, sono personaggi. Io sono fra i più giovani, sono il più giovane. E, e, e gli altri sono tutti bravi professionisti regolari però lo scemo del villaggio sono io e il, il mio alter ego cioè Daria ha il ruolo appunto di tenermi un po' a bada e il, il motto è achiappar, a chi ha per nonno che cade laddove non lo sento e dico io, scemate io, racconto io, delle cose nei limiti del poco tempo che c'è la musica non viene scelta da me ho ricevuto dei complimenti perché c'è la gente che crede che, che sia io a metterla, ma loro mettono, programmano solo esclusivamente classici dagli anni 60 agli anni 90, tutti brani molto azzeccati, tutti mal, brani storici, non, non rischiano assolutamente nulla, però si passa da Ceruttigino fino ai Level 42, insomma c'è veramente di tutto e quindi non mi, non mi prendo sul serio, è l'unica maniera. Però, sei, però sei... Non, non sono tornato a fare la radio. Ho trovato uno spiraglio, mi sono buttato perché il marchio dà pregio al mio amor proprio. Sai cosa? Mm, mm, questo lo pensavo anche prima. Infatti, di Infatti, incont... Andrea Torre non mi ha chiamato a fare la radio con lui stavolta, no, eh. ma, mai dire mai. Aspetta, non si sa mai, però ti posso no, dire una ne, cosa: non ho nessuna fretta, eh. ti assicuro che no. Non ho nessuna fretta come, come il tuo apprezzamento. Eh, purtroppo io, io sono eh, un nuotatore. Da sempre il nuotatore degli anni 70 non è come il nuotatore di oggi e si cibava della medaglia dei campionati di categoria dei campionati assoluti e, e, e nuotava e si faceva un culo così per un anno per un'unica gara in cui gli mettevano al petto una medaglia e ricevere un complimento per qualcosa che mi piace. Eh beh certo, se, se ti posso dire una cosa, mi dispiace magari avresti detto di no, ma mi dispiace, mh, cerca di, di, di capire, mi dispiace essere in Liguria, perché in, in, questa, in questa regione io ho ritrovato la voglia di fare radio e, e questa radio, sono anche il direttore di questa radio, il direttore artistico, se tu fossi qui io ti prenderei, cioè io, ah, no, io, io, ti direi, <ride> no, io ti direi, tu magari mi diresti no, non ne voglio sapere niente, però ti direi... Um, questo è l'orario che ho a disposizione ti sta bene? Sì, fai quello che vuoi questo è quello che direi io e, eh, Perché... Purtroppo ci sono, del, ci sono delle cifre da, 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 da rispettare che sono un po' fuori mercato probabilmente per i prezzi N che ci sono in nella... questa, questa, questa cosa se è qualcosa di serio <ride> ne parliamo in quarta no, sede ma al di là della Butad è importante no, ma non, invece ma non dirti, è... da bravo nonno Concedimi del bravo nonno che ha fatto bene a cambiare aria perché io l'ho cambiato per andare a Santo Domingo e ricominciare da zero ed essere preso a parolacce dalle ventenni. però questo mi teneva vivo. Perché eh, non voglio essere rispettoso e sput sputare nel, nel piatto in cui mangio, perché sono molto fortunato da quel punto di vista. Eh, perché ancora mangio, non, non, non per altro e si vede tra l'altro. Ma eh, il fatto di essere la, la caricatura di se stessi. Per un artista quale credo di essere almeno in, in, in minima parte è terribile perché il tuo amor proprio che sei vissuto sul tuo ego, io in particolare, viene vilipeso dal fatto che comunque devi mettere YMCA e I Will Survive per far ballare la gente. Sto estremizzando, ma più o meno ci siamo. Mentre tutto quello che facevi te, e ti ha reso un, il professionista che sei lo, lo, lo devi buttare via perché non non interessa a nessuno. Il discorso che facevo prima, se mettessi la musica del Matchmore oggi, non, non, non farei la, la seconda serata non la farei. E eh, cambiare però... aria invece mi ha dato modo di confrontarmi su un territorio completamente diverso da quello che avevo calcato fino a qualche anno prima e quindi di non sentirmi assolutamente vecchio. E, e, quello, quest, e questo è importante, per essere creativi, non può essere depresso per essere creativo a questo livello. Essere, deve essere depresso per fare il poeta, quello sì, ma per essere creativo, no. Però io non so, è una sensazione che ho, no? Io sono dell'idea e, e devo dire che nella radio dove sono ho veramente, da parte dell'editore, e io lo ringrazierò sempre, completamente carta bianca. però eh, quello che penso io è che se tu ti faccio questo esempio: se tu fai una proposta a Faber Cucchetti di fare la radio, non gli devi dire cosa deve fare, perché se gli dici cosa deve eh fare, perché tu, perché tu sai fare la radio e l'hai fatta a tuo modo. E perché sei cresciuto in questa maniera? E perché probabilmente mi stimi più di quello che io realmente valga. Però poi dopo ti scontri con la realtà di tutti i giorni. No, ma eh, guarda, la realtà, la realtà, ho la presunzione, penso un po', ho la presunzione non di cambiare le, il, il, la realtà della radio, non ho questa presunzione però il vantaggio è che è una radio regionale e, e con una radio regionale ti puoi muovere di più soprattutto ah, sì. ecco, e, e in più eh, il sentore che ho è che la gente un po' si, si sia rotta le palle di sentire sempre la stessa radio no? perché tu giri senza nulla ehm, senza voler criticare nessuna radio però se tu giri per que quelle 4 5 6 radio tu senti le, più o meno le stesse cose io Guarda, qua potrei la... aprire potremmo eh. aprire un disco basta che in tema top nel personale forse la gente interessa relativamente poco Scus scusami la velata critica ma mm. eh, ne possiamo parlare in privato ma dovremmo aprire invece se hai voglia io sono disponibile a farlo sei mm. un uomo intelligente e se vogliamo fare, coinvolgere anche qualcun altro possiamo farlo magari ma magari. È, 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 è un momento di riflusso ma soprattutto la radio in quanto radio è solo radio è purtroppo è ascoltata solo da un pubblico adulto il pubblico adulto nel, nel flusso ci si è trovato e l'ha creato e l'ha subito e ha dato modo di, di creare de, delle, delle strutture che eh, campano su questi numeri. Però c'è anche la, la reazione. Ci sono queste piccole tribù che noi, tu, io ci siamo creati online, 30.000 io, 30.000 tu, i numeri sono, sono quello che sono, ma insomma, poi lascialo il tempo che trovano riguardo sì. ai limiti che i social ci, ci impongono. <coughs> ma comunque si può lavorare su quei limiti. Il problema... è non è però di creatività, è il problema di, di produttività. E, è un editore, giustamente, ti dice: Sì, sì, tu sei bravo, fai i numeri a colori, eh, però io poi devo vendere la pubblicità. A Roma, il discorso che stai facendo tu l'abbiamo fatto, e io l'ho fatto per primo, troppe volte, perdendo un sacco di soldi, perché facevamo un discorso artistico e non c'era un produttore, non c'era un imprenditore, non c'era quello che è stato Edoardo Montefusco per Radio Rimessione Suono, che prese la radio. Che era un solo una radio artistica, come potrebbe essere la radio che, che, che facevo io, e poi l'ha fatto diventare una radio commerciale e si è arricchito. Eh, se sì, ci no, sono. Eh, 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 questi sono i clienti la... per vendere il prodotto, ma la radio, in quanto solo radio, io non ci credo più. Io ci credo invece se mischia, come sto facendo tra l'altro, non a caso, le immagini, l'interattività completa e il, la presenza sul territorio, perché quello che tu hai visto che io faccio. Se è inserito in un contesto ha un senso, se no lascio il tempo che trovo. Una volta bah, guarda, dico... eh, guarda, guarda, quando io sono arrivato qui la radio era una radio storica di, di, di Savona, Radio Savona Sound, si chiamava una delle prime radio, quindi un marchio storico, eh, che però stava morendo pian piano. Quando io sono arrivato qui e per una coincidenza mi sono trovato con il nuovo acquirente di questa radio e io mh, mh, due domande gli ho fatto, gli ho fatto sei del mestiere e mi ha detto di no. Pensi di, di diventare il, il dio delle radio in, in, in due mesi? Perché poi lì diventa un problema? Mi ha detto no, anzi voglio imparare. E poi gli ho detto dobbiamo trasformare questa radio. E da eh, Savona. E provincia è diventata regionale, adesso siamo anche in DAB, adesso siamo anche in Visual Radio, andremo anche sul digitale terrestre perché sono dei, dei meccanismi che non, che non puoi tralasciare. No? La poesia della radio che non ti vedo, ti devo immaginare, è finita. Adesso c'è bisogno di, di dare di più ai clienti, no? quello che dicevi tu, perché io un occhio al cliente ce l'ho, ma abbiamo la, eh, il vantaggio di essere regionali e quindi di raccontare il territorio. E se tu racconti il territorio, quelli del territorio. Ascoltano, ti seguono e investono anche. Poi certamente la radio che è in streaming la sentiranno anche a Roma. Non gliene frega una benemerita mazza se io parlo di Sassello, che è un posto dove fanno degli amaretti buonissimi. E ho invitato una persona che mi ha spiegato come si fanno gli amaretti. E a Roma non gliene frega niente. E, ma chi se ne frega? Insomma, io sono, sono in Liguria e quindi racconto la Liguria però c'è secondo me speranza, minima, un minimo. Io mi, mi, mi scontro con questo e devo dire che se io sono un po' pazzo rispetto a questa cosa qua, l'editore lo è altrettanto, quindi vediamo un po' che è fuori. Non so, anche Andrea ha trovato un editore storico che invece ha, ha, ha ritrovato entusiasmo e gli ha dato una possibilità economica sostanziosa, che sì. è la base per per poter andare avanti e chiamarlo, e chiamarlo lavoro, perché lui, l'editore con cui lavora Andrea Torre, è lo stesso editore che scoprì attraverso Radio Giolle, scoprì eh, Giovanotti, per dirti da quanti anni, da quanti anni sta lavorando. E, il mio fratello stesso lavorava da loro, quindi è una radio storica, eh, ma che eh, si è improvvisamente aperta, nonostante abbia... Come, come format la, la musica storica anche in questo caso e soprattutto e non solo però in questo caso quella italiana eh, eh, tutto è in evoluzione ma devi trovare degli interlocutori che poi abbiano le spalle abbastanza larghe per supportare e sopportare il peso dei nostri sogni devo dire che almeno fino ad oggi io l'ho trovato perché due anni di covid sono arrivati esattamente dopo sei mesi, dopo sei mesi, che aveva acquistato la radio, il nuovo editore. Quindi dovevamo salire e siamo sprofondati in due anni. Però spero che le cose possano andare. Ma questo era per dirti che secondo me le persone no, no, non vanno cambiate. Io quando sento alcuni, no, cerco di, di trovare delle voci nuove, comunque non delle voci, a me, delle voci non me ne frega niente, dei contenuti nuovi da mettere dentro. Io eh, se, se penso che quella persona ha quelle caratteristiche, quelle caratteristiche ben si sposano con quello che voglio io, quello che serve alla radio, io non faccio niente per cambiarlo. Perché se lo cambio lo snaturo, e quindi eh, avere lui snaturato eh, va bene chiunque. Invece, se voglio quello è quello. Vedremo, magari uno di questi giorni tornerò a Roma con il cappello in mano perché saranno... <ride> mi avranno cacciato via a calci nel sedere. Ma no, ormai abito qui da quattro anni, quindi. Ma insomma, cazzarola la radio. Che malattia. Faber, io non so come ringraziarti per questa serata. È stata veramente una bellissima serata per me, ma proprio bella perché ho approfondito con te. E alcune cose che ho vissuto nonostante tu non sapessi che stessi vivendo quelle cose con te, e quindi, ma in, in tutti questi anni, eh, non soltanto all'epoca quando io iniziavo, no? ma eh, anche, anche tutto il tuo percorso. Non sono uno stalker, non ti ho mai rotto le palle, quindi non, non sono stato lì a, a, a spiarti. Ma ho vissuto il tuo, il tuo percorso perché è stato un percorso. Sicuramente difficile, eh, però pieno sempre di, di tanta voglia di, di, di rimettersi in gioco. Io, questa è una cosa che apprezzo tantissimo perché anch'io ho avuto delle bastonate abbastanza forti. più eh, tutte comprendere <ride> se a tua quindi, volta hai vissuto cose ti, simili. Oh, ti capisco perfettamente, anche, anche alcune umiliazioni dopo aver avuto, devo dire, un grande successo, soprattutto nel periodo di Globo. E però insomma le bastonate sono arrivate e so quanto sia difficile e come ti senti dentro quindi però io anch'io ho cercato di non buttarmi giù anche se ci sono andato a finire giù però, però eh, ti ammiro per questo ti, 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 ti rispetto per questo e, e, e veramente al di là di tutto quello che potrà succedere ti auguro una una eh, seconda giovinezza, tu a 63 anni giovinezza, eh beh ragazzi, la giovinezza è una questione mentale e quindi è sostenibile che, che io l'avevo trovata la fonte della giovinezza, lo ribadisco, ed era là in Latino America, o meglio in Centro America, e, e, e avevo proposto in maniera informale a, ad alcuni personaggi che potevano farsi alfieri di quello che sto per dirti di creare un nuovo format che fosse legato direttamente al momento storico musicale del, del reggaeton e dei suoni mm. eh, che arrivavano arrivano dall'America dall Latina, con una trasmissione online, anche e soprattutto in video, mm. con una frequenza che, che, che va che, che andava studiata, non era importante, ma che mostrasse le bellezze della Repubblica Dominicana. ti immagina un programma. Anche solo i due ore settimanali fatti in riva al mare, ai Caraibi, no. con eh, le ragazze che lì ballano tutti. E do dovresti vedere come ballano, non solo limitat limitatamente alla baciata. E attenzione che i video che fanno loro, mm -hmm. che sono razzisti, perché eh, come spesso capita, lì è un crogiolo di tutte le razze. Mm ti dico, se vogliamo risentirci ti, parlo del, ti parlerò al de, de la prossima volta della Repubblica Dominicana e, de, e delle contra Magari. varie contraddizioni Magari. ma lì ci sono, <ride> ci sono stati dominatori francesi, spagnoli americani eh, eh, olandesi eh, gli, gli italiani ma solo, solo, vabbè, quella è la minima parte che probabilmente non lascia il tempo che trova quindi ci trovi tutte le razze unite però la scura viene sempre trascurata la bianca viene sempre ammirata. Nel momento in cui i eh, rapper, chiamiamoli impropriamente così, eh, dominicani o, o, o anche portoricani, eh, fanno il video, ci mettono le cicciottelle, perché loro piace il culo grosso, mm. ci mettono le cicciottelle più o meno bianche, che non sanno ballare e devono andare a trovare con l'alternino, perché io ti assicuro che sono andato là non amando quel tipo di musica. E mi sono messo ad, ad adorare la baciata per solo per il semplice fatto di come la ballano lì ma gente qualunque per strada in qualunque locale è una roba che, che lascia senza fiato e sarebbe stato bello avere un programma che mostrasse anche questo non solo facesse ascoltare musica che poi guarda caso è diventata la musica di successo di questi ultimi anni eh, è vero, è e, vero. e quello sarebbe stato un format vincente però non ce l'ho fatta e purtroppo ho perso una delle varie occasioni perché non credere essere creativi è, è, è bello, ma se non hai qualcuno che ti supporta. Storicamente, tutti gli artisti hanno avuto un Pigmalione, hanno avuto un produttore, non avremmo mai avuto tutta l'arte che abbiamo a Roma se non ci fossero stati i preti, i Papi, i Vescovi, quello che vuoi tu che pagassero o i nobili che pagassero Leonardo e tutti gli altri che hanno fatto la storia dell'arte dell in Italia e nel mondo. Insomma, questo nel nostro piccolo anche nel nostro piccolo funziona così. La vita è fatta di incontri, e questo è mm, assolutamente, assolutamente sono gli incontri che contano. E poi tu dicevi: eh, sei giovane e 603 anni, ma se io domani trovassi qualcuno e mi dice guarda, ritorna là e mettiamo in, in cantiere questo progetto qui. Io domani, domani mattina parto, ma proprio domani mattina invece di perdere tempo. Perché adesso è, è il momento di fare delle cose che siano visibili. Oh, la numero uno chi è? Qual è la radio numero uno? RTL. Cosa ha inventato? La, radio. la radiovisione. Da la radiovisione. dove? Dagli studi. Dagli sì. studi, perché dagli studi? Con tutto il rispetto per la radio che mi sta aspettando adesso, ma perché dagli studi? Perché costa poco. Mm. Io, non, non costava nulla, io stavo già là. No, non ci sono neanche scenografie, se per questo ho detto, ancora... eh, 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 sì. la radio che hanno fatto da, eh, invece 105, che c'era ma, 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 Mazzocchi, come si chiama? Eh? Mazzoli, eh, ma, la facevano, ma, ma, Mazzoli, la facevano per Miami, ma lo facevano da studio senza video. Eh, eh, Tenevamo eh. dentro uno che parlava in americano e eh, rappava in americano, ma potevano essere anche a Vimodrone, potevano ah, sì, essere cioè, ma... TV, comunque, certo. in qualunque posto del mondo con un americano, con l'americano di turno che sa rappare. Oggi è il momento di sfruttare la tecnologia con la banda larga che è molto diffusa anche in posti come questo in eh, Santo Domingo in particolare e vuoi mettere hai, la scenografia gratis cioè sì, devi dare il personaggio certo. giusto personaggio che sa poi dopo come muoversi il one man band eccomi qua eccomi qua <ride> eccomi one man band <ride> allora siccome nella vita mai dire mai chissà boh, <ride> chissà mai chi, ma che ne gettiamo so i, i semi gettiamo magari ah, anche, vogliano anche questo <ride> incontro nostro boh chissà potrebbe essere chissà potrebbe non lo so dai, io sono molto fatalista su questo perché io non mi sono mai adoperato per avere qualcosa e Mi sono sempre ho cercato di prepararmi di, di impegnarmi, di essere serio sul lavoro poi alcune cose devi sono capitate devi essere serio e, eh. e aspettare il momento che il treno passa poi eh, spes sì. spessissimo purtroppo non torna quel treno magari ne tornano altri ma devi essere sì. preparato in ogni caso devi essere preparato però ah, la beh, radio fatta da casa quella no. No, no, no che nessuno mi proponga la radio fatta da casa gli altri miei colleghi di, 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 di best quasi tutti trasmettono da casa io mi sono rifiutato sia per, per fare le due ore che faccio ma voglio stare in studio perché non, 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 da casa bastano eh. tutte le fantasie no, trasmetti vabbè, in chiamate eh. ma no. l'unico momento in cui ho trasmesso da casa è stato per il covid quando hanno chiuso tutto no 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 ma no, poi la, no. la radio è un po' come uno spogliatoio di, di, di una squadra di, ca, di calcio, se non la vivi. Quella vecchia diventa, sì, certo. certo. Eh, non diventa niente, non è aria fritta. Oggi, e basta. oggi comunque, e fui pioniere anche in questo. Oggi comunque farai la radio che, 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 va, che, che gira, che, che va da qualche parte. L'ho fatta quando la tecnologia non era ancora matura, costava troppo, anche in quel caso. Sai, bisogna essere nel, nel posto giusto al momento giusto, perché se fai la cosa giusta al momento sbagliato, eh, sì. rischi. Tornando al Villeneuve di prima, che non ha vinto più il mondiale, se, se vai in giro per strada guidando come il campione del mondo di Formula 1, è un delinquente, in, sì. in pista invece, è un campione. È la sì. stessa cosa nel nostro mestiere: sì. se fai le cose sbagliate nel posto sbagliato, ti dicono che sei un delinquente. E io sono un delinquente. Sei un delinquente, quindi a chiusura di tutta questa nostra chiacchierata, Faber. Cucchetti abbiamo scoperto chi è: è un delinquente, Faber, ti, ti abbraccio Grazie. fortissimo. Grazie per essere stato qui. Io adesso ricordo alcune cosine, e poi questa puntata sarà ovviamente anche su, su YouTube fra un paio di giorni. Se no, Twitch si incazza. Se la, la mettiamo così prima. lunga, così senza la musica, sì. due ore comunque sono eh, Sono due ore pure abbastanza abbondanti, ecco. due ore abbondanti, però con la musica diventeranno due ore. Quindi. E, ma vedrei che c'è gente che la guarda, non faremo Beh, no, milioni no, 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 di visualizzazioni, ma non, ma, 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 no, ma non mi interessa. L'importante è che quelli che hanno interesse nel, nel seguirla la, la seguano e tanto poi se la seguono un pezzo per volta eh, non è che se la mettono se la guardano tutta poi ci sono i pazzi che se la guardano tutta insieme meglio così grazie Faber ci, se ti romperò le scatole sarà se, sicuramente per qualche motivo spero stimolante dai non c'è problema grazie è un grazie mille. Ciao, ciao. anche per ciao ciao ciao, ciao. Ah, che bello sono molto contento questa sera sono veramente tanto contento di aver incontrato Faber che ho seguito come insomma per tanti anni, in tutte le sue in tutti i suoi spostamenti e le sue ripartenze. E va bene. Ringrazio anche voi perché ho visto che su Twitch insomma, avete retto botta anche voi, cioè siete stati sempre, sempre attaccati. Grazie, grazie, grazie. Come dicevo, eh, questa puntata la, eh, la potrete eh, rivedere se non state già vedendo eh, la, la puntata nella versione ridotta, cioè senza video musicali, sul mio canale youtube.com. E puntata intera senza senza video e comunque ogni lunedì invece siamo in diretta su twitch eh, dalle dalle 21 ogni ogni lunedì con un ospite diverso ringrazio eh, andrea torre per il contributo che ha mandato in questa puntata lo ringrazio veramente di nuovo ringrazio voi e soprattutto faber cucchetti per essere stato dei nostri questa questa sera ci diamo appuntamento la prossima settimana, intanto vi auguro una buona notte a tutti e grazie ancora. Ciao.